Edizione straordinaria, buongiorno, buon inizio di settimana e buon primo giorno di scuola e tantissimi alunni che finalmente dopo tanti tanti mesi di assenza dalle loro aule sono tornati a scuola e quindi un buon inizio ovviamente anche le famiglie e i genitori. Avremo una lunga giornata per parlare di questo, sapete che oggi il capo dello Stato Mattarella sarà a Vo Euganeo per l'inaugurazione della scuola alle 16:30 e noi saremo lì con le nostre telecamere, ci sarà anche il ministro proprio per inaugurare questo anno scolastico nel migliore dei modi. Tante le incognite di questa prima giornata, di fatto questa è la notizia del giorno perché sono 5,6 milioni gli studenti in tutta Italia che torneranno sui banchi di scuola, non tutti perché alcune regioni hanno deciso di far slittare l'inizio delle lezioni dopo le elezioni, quindi dopo il 20 e 21 settembre. Ci sono ancora degli alunni che non sono andati a scuola perché i loro insegnanti di sostegno non ci sono o perché non c'è posto in aula per le norme anti-assembramento. Di tutto questo e molto altro parleremo in questa giornata con collegamenti da Vo Euganeo con le nostre troupe. Avremo qui in studio l'assessore alla scuola del comune di Treviso, una preside e tanti tanti ospiti. Ma prima di iniziare a parlare di scuola vorrei dare il benvenuto a Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco per le prossime comunali di Venezia, perché partiamo, come siamo soliti fare da qualche giorno a questa parte, con un'intervista per raccontarvi i vari candidati sindaco alla città di Venezia. Buongiorno. Bentrovata. Grazie per essere con noi. Allora, Giovanni Andrea Martini con le liste per Mestre Venezia, Ecologia, Solidarietà e tutta la città assieme, sostanzialmente una lista di centro-sinistra ma che ha voluto raccogliere più anime al suo interno. Come nasce questo connubio insomma di forze e di intelligenze? Vi ricordo che Giovanni Andrea Martini è presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano. Sì, e grazie anche per il ricordo del primo giorno di scuola, perché anche per me è fondamentale, anche a Venezia naturalmente. E mi fa piacere anche poter salutare gli alunni della scuola Gaspare Gozzi, la prima elementare, che siamo riusciti a far partire quest'anno grazie anche a delle madri coraggiose che hanno bussato alla porta dell'ufficio scolastico regionale. Insieme siamo riusciti a far partire una classe che altrimenti, se non fosse partita, sarebbe stato un danno pesante per una realtà così bella come Castello, che è una realtà bellissima della città di Venezia. Questo per dire insomma che appunto uno dei temi è proprio l'attenzione alla città, l'attenzione ai bambini, l'attenzione alla crescita e alla formazione. Tutta la città insieme nasce due anni fa più o meno, e più o meno anche con l'avvio di una campagna in ambito europeo, in cui abbiamo portato appunto Venezia all'attenzione del Parlamento europeo con il tema dell'indicare come candidata al capitale capitale verde d'Europa, Venezia appunto. E quindi è stato da questo insomma che poi tante forze si sono unite, tante realtà appunto, come ha detto, di comitati, movimenti, associazioni insomma, hanno trovato in qualche modo in questa lista e in queste liste le tre parole fondamentali che sono insieme, cioè fare un blocco assieme per poter modificare le cose in città e per rendere la qualità della vita importante e bella in città. Ecologia naturalmente è evidente tema Venezia, capitale verde d'Europa, e solidarietà, questo tema dell'unione tra e dell'attenzione verso le fasce deboli. Allora, voi volete una gestione diversa evidentemente, quindi è per questo che avete unito le forze. Partiamo dal turismo, che è il grande tema adesso al di là del Covid, questa Venezia invasa insomma sostanzialmente dai turisti. Certo, il tema del turismo era proprio il tema che danneggiava la qualità della vita in città, danneggia ora se lo si pensa nel doverlo rivedere, tornare in città com'era. Ecco. Noi pensiamo appunto che invece vada regolamentato, abbiamo messo in atto studi e con Roberta Bartoloni in modo particolare un'app che gestisce la prenotazione obbligatoria e gratuita. Questo permette di regolamentare i flussi, di fare in modo che gli accessi in città siano contingentati. A tutti è data naturalmente la possibilità di vedere e di ammirare la splendida città di Venezia e di viverla, ma appunto per viverla bene occorre che ci sia una bella sintonia tra visitatore e
cittadino, e questo si ha solo se ci sono numeri adeguati, strutture adeguate, realtà, attività anche commerciali adeguate che siano anche portatrici di nuova realtà viva in città Quindi voi che. siete per il numero chiuso, per i tornelli, come si fa a gestire il flusso? No, no, non siamo per i tornelli che sono state un po' provate dal nostro sindaco, insomma, che ha così raccolto un po' di sorrisi e qualche protesta. Noi siamo proprio per una gestione di prenotazione e di attenzione a quella che è la volontà della città, insomma, di riservarci un turismo adeguato, corretto, attento, perché i numeri sono importanti, poi è importante anche la qualità, quindi gestire i gruppi, gestire con attenzione, insomma, Certo. la macchina turistica. Senta, per favorire la residenza, quindi si parla di turismo ma non solo, per favorire la residenza, la qualità della vita della residenza, dei residenti, che insomma tanti stanno scappando da Venezia, quali altre ricette proponete? Allora, il problema è che tanti stanno scappando, ma più che altro tanti sono già scappati, e quindi occorre riportare i cittadini veneziani che erano a Venezia, riportarli a Venezia e anche portare nuova residenzialità e nuove strutture soprattutto, no? Quindi è evidente che noi facciamo riferimento alle tante realtà pubbliche, edifici pubblici, case pubbliche che sono sfitte, libere, che possono essere assegnate e che in questi anni invece sono state lasciate sfitte. E quindi questa è un'opportunità che va sicuramente portata avanti. Poi le altre opportunità sono quelle di regolamentare le affittanze turistiche, e anche in questo caso abbiamo tutta una serie di agevolazioni per i proprietari e dall'altra delle indicazioni per chi può accedere a questi affitti che possono risolvere, insomma, questo tema che non è un tema solo veneziano della Venezia Certo. d'acqua, ma anche della Venezia di terra, perché anche Mestre è pesantemente sottoutilizzata dal punto di vista della residenza, perché anche là ha inciso molto il fattore turismo. Senta, il vostro piano per Mestre allora anche, cioè che Mestre immaginate, non solo un luogo satellite di Venezia, ma anche qualcos'altro? Certo, intanto immaginiamo una Mestre viva e non una Mestre in cui le serrande sono abbassate, in cui la situazione anche della sicurezza è stata pesantemente minata anche negli ultimi tempi, e questo ha praticamente dimostrato il fallimento di una politica di militarizzazione della città che ha voluto il sindaco Brugnaro e che invece ha danneggiato pesantemente la situazione cittadina. Vogliamo appunto una vita vera, una vita viva, e questo significa anche la vita per le strade, l'attività e le attività soprattutto di socializzazione, e quindi gli spazi pubblici aperti, i parchi adeguatamente presidiati, ma anche con attività all'interno che permettano la vita diretta, perché solo la vita dei cittadini all'interno della propria città permette di evitare situazioni di criminalità e situazioni di spaccio che sappiamo essere molto pesanti in città. Senta, Venezia è anche artigianato. Come sostenere botteghe artigiane che, insomma, anche soprattutto dopo il Covid sono in difficoltà? Certo, la tradizione dell'artigianato è straordinaria. A Venezia abbiamo botteghe e scuole, tra l'altro abbiamo un liceo artistico, due licei artistici che formano anche queste nuove professionalità. Quindi intanto la formazione è fondamentale, e quindi occorre fare in modo che la formazione si traduca presto in lavoro. E l'altro è naturalmente l'aspetto di rendere il lavoro adeguato e possibile, quindi calmierare gli affitti. Semmai intervenire sulla Tari, ma avere quelle agevolazioni per chi offre lo spazio e chi deve creare l'attività o deve attivarsi adeguatamente nell'attività, che sia un aspetto appunto sempre migliorativo e sempre in crescita. Come si pone lei in merito alla polemica che c'è stata tra il passaggio delle no grandi navi e anche la manifestazione dei lavoratori della crocieristica che hanno protestato perché appunto molte compagnie ormai stanno scegliendo Trieste al posto di Venezia? Cioè, come si risolve questo delicato equilibrio tra necessità di dare lavoro e occupazione e di salvaguardare il territorio?
Allora, noi come soluzione naturalmente per il problema delle grandi navi abbiamo sempre ritenuto opportuno trovarla al di fuori della laguna e questo man lo manteniamo naturalmente come impegno. È evidente che la problematica lavoro ce l'abbiamo sempre avuto in mente, abbiamo sempre avuto in mente come una diversa utilizzazione della laguna, nel senso di laguna come porto e quindi il decreto Clini-Passera possa essere applicato, debba essere applicato e quindi navi di tonnellaggio inferiore rispetto a quelle enormi che stanno transitando adesso possono anche accedere in laguna. Un terminal esterno può essere possibile, è possibile e di questo abbiamo anche su questo abbiamo intavolato anche un dialogo con le associazioni di categoria e con i lavoratori e su questo devo dire che i lavoratori stessi hanno individuato una soluzione, nel senso che proprio questa, allora, la soluzione, no, no a soluzione provvisoria come Marghera che sono terribili e pericolosissime. Sì, a soluzioni definitive che possono anche arrivare abbastanza presto, grazie appunto a un accordo tra mondo del lavoro e mondo dell'attenzione all'ambiente e alla situazione della nostra laguna. A proposito di ambiente, sta seguendo un po' queste occupazioni da parte del gruppo Climate Cup e la terza linea dell'inceneritore di Fusina, piuttosto che in altri stabilimenti di Porto Marghera. Anche qui, qual è il vostro progetto per questo sito produttivo? Certo, beh, innanzitutto no all'inceneritore perché proprio per quello che si diceva prima, cioè il rispetto per la qualità della vita significa anche rispetto per la salute dei cittadini e qui il rispetto è mancato e con queste scelte si manca ancora di più proprio di quella che è la base dell'attenzione ai cittadini. Naturalmente poi per quel che riguarda il tema specifico di Marghera, beh, la riqualificazione, la bonifica, i marginamenti sono naturalmente necessari. Abbiamo tanti progetti formulati naturalmente che vanno dalle nuove tecnologie a per esempio c'è questo esempio bellissimo della centrale elettrica di Monte Martini a Roma che è stata riqualificata e che è stata restaurata e che adesso è sede di un museo archeologico. Sarebbe bello, interessante un museo archeologico della città all'interno di questi grandi capannoni e stabilimenti abitati e quindi è una possibilità, insomma. Guardi, l'ultima domanda che le faccio è questa, le chiedo di essere breve, ma sostanzialmente cos'è che le è piaciuto meno della gestione di questi 5 anni di Venezia? Cioè, quindi contro che cosa di fatto volete andare? Allora, la situazione, diciamo, quello che rifacciamo maggiormente al sindaco è stato quello di privilegiare il privato rispetto all'utilità pubblica. Abbiamo editato non so se si vede, Le mani sulla città, è un dossier, che raccoglie, Sì, si vede. che raccoglie 25 punti della città che sono stati sostanzialmente ceduti al privato o rischiano di essere ceduti al privato. Ecco, visto che tra l'altro abbiamo avuto la mostra del cinema, questo è un film di Francesco Rosi che ha vinto il Leone d'Oro nel 63, riteniamo che sia attualissima perché nella nostra città appunto questo sfruttamento delle zone, delle aree e di beni comuni e pubblici sia stato in questi anni purtroppo messo al servizio di realtà private molto importanti, molto pesanti e che sulla città invece devono fare attenzione e con cui si deve fare attenzione perché la città deve essere rispettata. Grazie, grande, grazie Giovanni Andrea Martini, in bocca al lupo ovviamente per la sua corsa con le liste, tutta la città insieme per Mestre Venezia, Ecologia e Solidarietà. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Allora, questo era il nostro sguardo su Venezia. Sapete che ogni giorno dedichiamo appunto del tempo per fotografare la situazione dal punto di vista di questa corsa elettorale per la conquista della laguna con tutte le sue particolarità. Ma come vi abbiamo già detto, oggi è il primo giorno di scuola, quindi adesso chiudiamo questa pagina veneziana. Siamo in attesa di collegarci con Maria Rita Ventura, che è il preside del liceo
Canova di Treviso per capire com'è andata questa mattina, ma intanto vi faccio vedere un servizio perché il presidente Luca Zaia ha fatto una conferenza stampa con la preside del presidente del Dipartimento Prevenzione per dare tutte le istruzioni per l'uso per questo nuovo anno scolastico, cioè che cosa succede, che cosa succederà nel caso in cui un alunno arrivi a scuola o abbia i sintomi del Covid. Sono tante le incertezze come vi abbiamo detto, le mascherine sono arrivate, i banchi non sono arrivati per tutti, i docenti non sono arrivati per tutti, tantomeno quelli di sostegno, ma avremo modo di parlarne in questa edizione. Intanto andiamo insieme a vedere il servizio. Mi dicono dalla regia che c'è un problema legato al mixer e allora aspettiamo un attimo a mandare in onda il servizio. Ci sarà appunto tra poco il collegamento con Maria Rita Ventura. Vi dico che soltanto nel Trevisano sono 100.000 gli alunni che oggi sono rientrati a scuola, ma come fa sapere il presidente della provincia di Treviso, questo ritorno avviene in presenza soltanto per l'80% di questi, perché ci sono ancora molti istituti nel Trevigiano, ma questa è una situazione fotocopia di tutto il resto del Veneto, che ancora non sono in grado di garantire una didattica al 100% in presenza. Allora andiamo a vedere il servizio e poi ne parleremo insieme. Sono 109.794 gli studenti trevigiani che ritorneranno in classe dopo ben 7 mesi, 38.111 alle elementari, 25.218 alle medie e 40.727 alle superiori. Istituti pronti ad accoglierli dal punto di vista logistico, sistema dei trasporti alla prova del fuoco, ma là dove l'ingranaggio rischia seriamente di incepparsi è sulla presenza degli insegnanti. C'è l'incognita legata ovviamente al personale docente e anche non, perché non sono state ancora completate le graduatorie o comunque ci sono ancora, probabilmente mancheranno appunto insegnanti, anche personale amministrativo e anche bidelli. Questo è un grosso vulnus, è un problema che deriva anche dal fatto che purtroppo su questi aspetti già in passato comunque le scuole partivano con questo deficit. Oltre 1.000 i docenti mancanti e sebbene il Ministero abbia autorizzato l'aumento degli organici per le nuove necessità legate al Covid, bisognerà fare i conti con quanti chiederanno di essere esentati per motivi di salute e quanti risponderanno no alla chiamata in Veneto per timore magari dell'alto numero di contagi. Non c'è dubbio che essendo stato da sempre ancora il Veneto una delle regioni in cui c'è stata maggior diffusione del Covid, questo falso messaggio possa anche ancora passare. Paradossalmente è forse una situazione più, come dire, meno grave che in altre province. Il prefetto Lagana si augura che prevalga la voglia di trovare un'occupazione di tanti giovani laureati. Alla vigilia del rientro in classe rivolge un pensiero e un augurio a tutti i protagonisti di questo inedito anno scolastico. Mi sento di fare un richiamo di responsabilità, innanzitutto a tutto il personale, a tutti gli attori coinvolti, le famiglie, il personale docente che già si spende molto per, come dire, cercare appunto di non enfatizzare quelle che sono difficoltà, ma di trovare i percorsi per superarle. Ai ragazzi anche questo, quello di, probabilmente ragazzi più grandi, diciamo, delle superiori, proprio questo di far tesoro di questa esperienza, di riflettere sulle limitazioni e sugli aspetti negativi di quel periodo e quindi di apprezzare al meglio e di aiutare con i loro comportamenti la ripresa delle lezioni. Allora, non era il servizio di cui vi parlavo prima, ovvero con le dichiarazioni del direttore del Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto e del presidente Zaia, ma è il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, che ha anticipato appunto il primo giorno di scuola facendo anche un appello agli alunni. Ed un appello l'ha fatto anche il premier Conte ieri dicendo a tutti i ragazzi, utilizzando vari canali, anche Instagram, dicendo la scuola vi aiuterà a migliorarvi, puntate su questo, cioè ha ammesso che non sarà un anno semplice, che non bisognerà avere fiducia, non ci sono ancora tutte le certezze, non, la prima ovviamente, ve l'abbiamo già detto, è legata al corpo docente, ma insomma abbiate fiducia, ce la stiamo mettendo tutta, questo è un anno particolare, il governo ha sempre lavorato incessantemente, utilizzate la scuola perché vi aiuti a migliorare nella vita. E se queste sono le parole di Conte,
Conte, come già anticipato, oggi arriva Mattarella a Padova, sarà alla scuola primaria Guido Negri di Vo' Euganeo, il simbolo, è stato il primo focolaio del Veneto di coronavirus, e insieme a lui ci sarà anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il segretario d'Aula Francesco Scoma e poi il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e la Vice Ministra all'Istruzione Anna Ascani. Noi saremo lì con due truppe e seguiremo ovviamente il tutto in diretta a partire dalle ore 16. Ma intanto io ringrazio e saluto per averci dedicato questo tempo in una giornata così importante Margherita Ventura, preside del Liceo Canova di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Grazie per essere con noi. La campanella è suonata questa mattina anche nel suo istituto. Banalmente le chiedo com'è andata, perché non c'è nulla di scontato nella giornata di oggi. Ci sente? Com'è andata oggi? Purtroppo non vi sento. Non ci sente. Vediamo se la regia riesce a comunicare con la dottoressa. Semplicemente volevamo un po' capire com'è andata nella giornata di oggi. Forse ha il microfono spento in entrata. Chiedo alla regia. Da noi è tutto giusto, si scollega e si ricollega. Allora, mandiamo in onda il servizio di prima, ovvero quello Russo Lanzarin scuola, cerchiamo un po' di capire quali sono le regole che già sono state anticipate alcuni giorni fa dalla Regione del Veneto per dare le istruzioni per l'uso e poi ci ricolleghiamo ancora. Il bambino che non sta bene a scuola per uno dei sintomi che fanno parte, diciamo, della definizione di caso, viene fatto accomodare in un'altra stanza, come sempre si chiamano i genitori, lo porta a casa, contatta il pediatra e si valuta se è necessario approfondire con il tampone. Noi proponiamo il tampone rapido, se il tampone rapido risulta positivo si fa la diagnosi con il tampone di biologia molecolare. È questa una delle fasi più delicate e temute dai genitori, la comparsa di sintomi riconducibili al Covid. Una volta preso in carico il bambino che dovesse poi risultare positivo, si procederà per cerchi concentrici. E si fa il tampone, diciamo, via via a tutta la classe, non solo a loro, ma anche al personale docente e al personale scolastico che ha avuto a che fare con la scuola. La priorità per il Dipartimento di Prevenzione è la tracciabilità dei contatti. Questo significa che l'allerta è massima soprattutto quando l'alunno esce dalla sua comunità di appartenenza, cioè la classe. La classe, diciamo, va mantenuta omogenea il più possibile. Se ci sono invece dei momenti di condivisione, questi momenti di condivisione devono essere segnati quando e chi c'era. E questo vale soprattutto per i post scuola. Fondamentale sarà la misurazione della febbre, che per i bambini sotto i 6 anni verrà fatta a scuola, i più grandi dovranno provvedere a casa. Noi abbiamo insistito moltissimo come regioni perché venisse misurata a scuola, ma questa non è passata. E quindi il controllo della temperatura va fatto dal genitore per i bambini più piccoli, quelli delle scuole primarie, e invece secondo me bisognerebbe responsabilizzare quelli più grandi a controllarsi la temperatura. A essere allertata è l'intera rete di pediatri e medici di base, con la regione che intende, a stretto giro di posta, distribuire tamponi. Noi siamo disponibili a fornire a loro un tot di tamponi rapidi per i propri assistiti, perché fanno parte appunto dei team che devono con noi, con i SIS, con i punti appunto di accesso rapido, eccetera, fare le valutazioni e poi eventualmente anche questi tamponi. E a proposito di tamponi, chi lavorerà nei seggi elettorali potrà effettuarlo nei punti di accesso delle ULS. Questa è la nuova linea condivisa con i direttori generali. Allora, tra pochissimo avremo in studio anche Silvia Nizzetto, assessora alla scuola del comune di Treviso, anche con lei per fare il punto sulla giornata, perché un altro dei grandi temi è quello extrascolastico, ovvero tutto quello che accade il primo giorno di scuola. Non sono soltanto le difficoltà in entrata, quindi cercare di rispettare le norme antiassembramento, avere o meno la mascherina, le mascherine sono arrivate, i banchi con le rotelle sono arrivati, il problema è anche fuori, all'esterno, quando i genitori devono portare a scuola gli alunni. Sapete che il Ministero ha
deliberato sostanzialmente la nuova ordinanza che impone ai mezzi pubblici di accettare una capienza soltanto all'80%, per cui sicuramente molte amministrazioni comunali in questa prima fase hanno dovuto riorganizzare un piano del traffico per poter gestire il grande afflusso di automobili proprio davanti alle scuole per accompagnare i loro ragazzi, proprio perché non tutti oggi sono andati a scuola con i mezzi pubblici. Allora mi fanno sapere che c'è la dottoressa Ventura, vediamo se mi può sentire. Ci colleghiamo con la preside del liceo Canova di Treviso, un liceo classico. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno, adesso la sento. Eccoci, grazie per averci dedicato questo tempo in questa giornata molto particolare. Allora, banalmente intanto le chiedo com'è andata, com'è è andato proprio anche l'arrivo degli studenti, si è riusciti a mantenere il distanziamento, la mascherina addosso, com'è andata? Allora, le entrate erano distribuite su due fasce orarie, una alle 7.50 che un po' mi preoccupava anche per i mezzi di trasporto e una alle 8.50. In realtà sono andate molto bene entrambe, anche il traffico insomma è stato regolare, c'è stato solo qualche caso di alunno in ritardo, ma nient'altro insomma. E quindi diciamo è il sistema che ha funzionato bene, devo dire. Certo non so quante scuole iniziassero alla prima ora questa mattina, comunque come primo giorno sono soddisfatta. All'ingresso ai ragazzi è stata misurata anche la temperatura, hanno controllata la mascherina, ecco, e quindi è andato tutto bene. Senta, ma quindi contate di procedere in questo modo allora anche per i prossimi giorni con la misurazione della temperatura, nonostante dal governo sia stato indicato che si debba fare a casa? So che poi la questione è anche volontaria, ognuno sì. Può applicare le regole come ritiene. Allora, ci siamo organizzati in modo che le famiglie facciano un'autodichiarazione in cui si assumono la responsabilità di questo controllo a casa, anche perché dobbiamo considerare che prima di arrivare a scuola molti passano per i mezzi di trasporto. Certo. E quindi è giusto che siano sicuri anche in quell'ambito, diciamo. E la misurazione della temperatura la faremo a campione. Abbiamo comprato appunto dei termometri che misurano velocemente la temperatura, però sarà fatta a campione, giusto per controllare un po' la situazione e diciamo tenere sempre alta l'attenzione su questo aspetto. Riuscite a garantire la didattica in presenza al 100% dei vostri alunni? Sì, allora seguendo appunto le linee guida nazionali che poi sono state come dire esemplificate nel manuale operativo regionale, abbiamo seguito tutte le indicazioni e ce la facciamo. Certamente ho dovuto distribuire le classi nelle diverse aule a seconda della loro numerosità e della capienza dell'aula, però ce l'abbiamo fatta utilizzando anche una delle nostre due aule magne per la classe più numerosa. Quindi insomma siete riusciti a gestire sostanzialmente gli spazi. Per quanto riguarda la ricreazione, come vi organizzerete? Avete allora, anche qui creato due gruppi? Sì, dunque sarà fatta a turni e quindi per piano a turni chi alla fine della seconda ora di lezione, chi alla fine della terza, chi alla fine della quarta. Le prime due settimane saranno senza ricreazione perché saranno dedicate diciamo alla formazione su questo aspetto, che sarà piuttosto complicato da gestire, quindi vogliamo che i ragazzi piano piano si abituino alle diverse regole, assumendosi appunto in proprio la responsabilità di rispettarle e anche di farle rispettare i compagni. Infatti prima sentivo parlare il prefetto e comunque in generale diciamo è stato fatto un appello agli studenti. Anch'io ho scritto appunto una lettera di saluto, perché normalmente passavo per le classi e mi riunivo in aula magna per salutarli. Quest'anno non mi è possibile ovviamente e quindi ho scritto questa lettera in cui infatti dico: è molto importante adesso per la ripresa della scuola la vostra collaborazione, che si ispiri a un senso civico attivo. Senta, da voi le mascherine sono arrivate per i ragazzi o i ragazzi portano le loro? Arrivano comunque sì. Con la loro?
Allora, dunque, sono arrivate sabato, ne erano già arrivate alcune, ma non erano sufficienti. Poi, diciamo, la consegna è stata completata sabato, per cui abbiamo un'autonomia per 10 giorni per tutti gli studenti e quindi le abbiamo consegnate, adesso confidiamo, in altre consegne. I banchi? I banchi invece li sto ancora aspettando, anche se nel mio caso migliorano soltanto le vie d'esodo, diciamo, per cui con aggiustamenti, diciamo così, del caso sono riuscita comunque a far partire la scuola. Senta, per quanto riguarda il corpo docenti, voi avete, insomma, uno dei dati, diciamo, di questa ripartenza è che ci sono delle scuole senza docenti, soprattutto docenti di sostegno. Riguarda molto questo problema le scuole, primarie. Da lei ci sono stati problemi? Allora, devo dire di no perché comunque abbiamo da coprire con supplenza un posto più alcuni spezzoni, per cui certamente ancora non siamo riusciti a coprire questa parte, diciamo così, delle disponibilità, però sono molto limitate. Devo dire che ogni anno ci ritroviamo in questa situazione, diciamo che per noi è positiva perché abbiamo pochi posti scoperti e diciamo, la quasi totalità dei posti, insomma, ma è coperta da docenti di ruolo. Senta, dottoressa, come avete affrontato il primo approccio con gli studenti? Cioè, è stato toccato il tema del Covid? Visto che sono studenti che non tornavano in classe, diciamo, da 6 mesi, con cui vi siete relazionati con questa didattica a distanza, ma com'è stato il primo approccio? Beh, allora questa mattina appunto li aspettavamo fuori perché c'erano i collaboratori scolastici posizionati ai diversi ingressi per il controllo della mascherina, eventualmente della temperatura e così via, e del distanziamento ovviamente. Mentre io e i miei collaboratori, il mio staff, insomma, eravamo fuori proprio all'esterno dell'edificio scolastico ad accogliere questi studenti e quindi abbiamo visto sicuramente un grande entusiasmo, molta gioia per il fatto che comunque rincontrano i loro amici, i loro compagni di classe e insomma un po' tutto anche in questa direzione torna per loro alla normalità. Certo, con alcune regole che possono limitare, ma comunque abbiamo sottolineato è un passo notevolmente in avanti rispetto alla situazione che abbiamo vissuto di didattica a distanza. Senta, è un anno in cui ci sono molte incognite. Immagino che tutta l'organizzazione dei referenti Covid, avere una stanza, cioè avete già predisposto tutto nel caso si dovesse verificare un contagio. Sì, assolutamente, abbiamo già predisposto tutta la procedura. Certamente anche la circolare che è arrivata sulle attestazioni mediche è molto utile perché bisogna ben capire che cosa succederà di quei casi di studenti appunto con sospetto Covid oppure Certo. casi di contatti stretti di casi Covid. Per cui queste indicazioni che sono arrivate, insomma, tra venerdì e sabato, sono molto utili per capire come verrà fatta anche la riammissione dopo, le assenze. Senta, la vedo serena, la vedo, insomma, parzialmente tranquilla, ecco, quindi abbiamo fiducia, è un anno che è partito con molte polemiche, perché insomma anche oggi i giornali sono pieni zeppi di polemiche, magari insomma anche nel suo istituto avete fatto un ottimo lavoro durante l'estate, siete riusciti ad organizzare tutto, ci conferma questa sua fiducia in quello che sarà in questo autunno, in questo inverno? Sì, diciamo che nella mia posizione credo di avere il dovere istituzionale di dare fiducia e quindi cerco di credere appunto sicuramente nei principi generali, nei valori che devono ispirare la nostra azione educativa e di condividerli con la mia comunità. E quindi per me questo è fondamentale. E poi anche credo che in questo clima di totale incertezza dare qualche certezza, almeno di tipo valoriale, sia fondamentale. Ecco, quindi cerco sempre di anche tradurre le indicazioni che arrivano, diciamo, dai vari enti preposti in modo che siano, come dire, non solo conosciute, ma anche assimilabili, diciamo così, da tutta l'utenza. Cosa le Ecco. piacerebbe dire al ministro Azzolina se lo avesse davanti?
Allora, cosa mi piacerebbe dire? Certo, allora c'è stata molta confusione e è molto difficile appunto fare questo passaggio che le stavo dicendo, dare delle certezze in un panorama di totale incertezza. E quindi è certo che dal ministero di questa amministrazione ci aspettiamo assolutamente un sostegno importante. Grazie, grazie mille per essere stata in nostra compagnia, preside del liceo Canova di Treviso. Ovviamente in bocca al lupo per questo nuovo inizio, per questo anno particolare sicuramente per lei e per tutti i suoi alunni. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. Allora, andiamo in pubblicità tra pochissimo qui con me in studio Silvia Nizzetto, assessore alla scuola del Comune di Treviso. Vi aspetto. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. 12:38 ci ha raggiunto in studio Silvia Nizzetto, assessore alla scuola del Comune di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a casa, per chi ci segue. Allora, una giornata particolare ovviamente anche per lei. Qui io intanto ho il comunicato degli studenti medi che hanno fatto una manifestazione in tutta Italia davanti agli istituti superiori per segnalare, leggo il comunicato stampa che hanno inviato a noi giornalisti, per segnalare le criticità che quest'anno vivremo sulla nostra pelle e invitare le studentesse e gli studenti a partecipare ad un'assemblea pomeridiana per discutere dei problemi del nuovo anno scolastico. Quindi, insomma, i problemi li hanno già segnalati sostanzialmente. Che cosa avete risolto dei problemi? Cioè, questo 14 settembre si apre con ancora quali problemi in piedi? Allora, intanto si è aperto e questo è già, voglio dire, un grande Sì. messaggio perché insomma, fino devo dire a poco tempo fa sapevamo come eravamo tutti quanti lì sul chi va là. Quindi intanto Treviso è partita, perché io adesso parlo per Treviso, ma comunque il Veneto in generale si è mosso ed è partito. Insomma, noi abbiamo portato dentro i banchi di scuola circa 110.000 studenti questa mattina e quindi questo è già un buon messaggio per tutti di ripresa, ovviamente legata poi a delle criticità. Criticità ci sono. Ci sono sempre state, poi nel mondo scuola dobbiamo dirlo perché non è una novità. Ovviamente il Covid Il Covid ha fatto ha emergere. fatto emergere, esatto, quello che già c'era, come per esempio il fatto che anche l'anno scorso più di metà dei docenti erano supplenti, quindi non è una novità. Il problema cos'è? È che anche quest'anno ci troviamo, che oggi abbiamo iniziato, in realtà molti docenti ancora non sono stati assegnati, perché avviene proprio nei prossimi 2 giorni, dopodiché ovviamente arriva la chiamata, alle 24 ore che la persona chiamata dia la conferma, che ritorni alla scuola la risposta, capiamo che i primi giorni insomma sono ancora giustamente sul chi va là, nel senso che non sono a regime. Si spera che arrivino questi docenti appunto e che non sia necessario dover poi scorrere le graduatorie famose in terza Sostanzialmente continua ad fascia. essere una scuola di precari, no? Allora. Continua ancora ad esserlo, cioè, francamente io speravo veramente che questa cosa del Covid in qualche modo ci avesse, non dico insegnato perché avremmo potuto impararlo prima, però che ci avesse anche forzato, no? A risolvere questa questione annosa che abbiamo in questo paese, soprattutto perché abbiamo visto che altri paesi d'Europa hanno anche ripreso le scuole, no? Anche durante il Covid, ma Sì. d'altra parte loro avevano numeri che non erano appunto le classi pollaio, i docenti sufficienti per coprire anche gli smistamenti e via dicendo, cosa che da noi non era fattibile. E Leggevo quindi il stamattina problema che in rimane. Francia 54 istituti hanno chiuso dopo l'apertura, ci sono stati comunque dei problemi, diciamo che hanno un'elasticità nelle aperture e nelle chiusure che forse noi non abbiamo, non riusciamo a garantire, no? Allora, devo dire che sì, ci stiamo ovviamente premunendo di tutto, nel senso che durante l'estate avevamo vagliato veramente un po' tutte le soluzioni, proprio nelle incertezze che fino a pochi giorni fa avevamo nel ritornare a scuola e su come ritornare a scuola. Allora, per quanto riguarda adesso io in carico, ho soprattutto primarie e secondarie di primo grado, noi siamo ripartiti e tra l'altro anche in presenza, quindi devo Tutti in dire è presenza allora. stato, esatto, questo un grande traguardo e per questo veramente do merito perché i dirigenti, gli insegnanti e i dirigenti sono stati tutta l'estate presenti dentro la scuola, per cui veramente abbiamo fatto tanti di quegli incontri che ormai siamo diventati di famiglia. Però è stata una collaborazione che ha portato anche frutto, come siamo riusciti appunto in un mese a rendere poi anche adeguati gli edifici, così siamo anche riusciti effettivamente a portare in classe i ragazzi in quella che è giustamente l'esperienza con il docente presente e con l'insegnante presente. Dopo so che i problemi sono più ampi ovviamente con le scuole secondarie di secondo grado, di cui appunto ha parlato prima giustamente la dirigente, perché lì i numeri sono anche più elevati. Noi siamo bene o male riusciti a gestirli anche, non dico con semplicità,
però insomma alla fine a ricavarne comunque un risultato positivo proprio perché comunque avevamo avuto il calo degli studenti e quindi quelle che sembravano essere delle situazioni di aule in questo momento in più in realtà sono tornate non utili, molto più quindi utili non avete quanto... dovuto per esempio per la scuola primaria affittare esatto, spazi bravissima, nuovi. Cioè per quanto riguarda la scuola noi siamo riusciti a gestire al massimo, abbiamo fatto la suddivisione di alcune, magari c'era la classe più ampia è stata suddivisa per smistare oppure ecco la situazione delle mense, sono, insomma delle modifiche sono state fatte ma internamente alle scuole noi siamo riusciti ad arginare e quindi da quel punto di vista diciamo eravamo, non dico favoriti però. Ecco, a proposito del problema delle mense, alcune mense non partiranno fino ad ottobre, cioè non si riesce a partire tutti alla stessa velocità, questo è un problema sempre legato agli spazi? Allora c'è tutta una gestione anche effettivamente delle mense che è stata portata avanti, noi sin da giugno già avevamo fatto degli incontri, per cui devo dire che noi siamo arrivati abbastanza regolari, l'ultimo incontro l'abbiamo fatto la settimana scorsa, ma eravamo già preparati, quindi siamo andati a puntualizzare le ultime cose. Per quanto concerne le nostre mense, partiranno regolari e vengono effettuate in tutte le scuole, infatti l'ho già detto, mi avevano chiamato anche i sindacati la settimana scorsa per sapere, per le famoso personale appunto delle signore, quindi da noi le mense ci saranno e partirà tutto, partiranno anche dopo scuola, tutto con il 28, poi il tempo che anche la scuola insomma inizia un attimino e ingrani, però so che già per esempio ai nidi e alle materne, scusatemi, portano già la merenda, proprio sì. Perché anche i primi giorni i bambini stanno quelle ore e devono avere la merenda, quindi insomma io direi che da quel punto di vista l'operazione è stata garantita. Quindi possiamo dire che il problema più grande in questo momento è legato alla carenza di organico del personale docente, soprattutto docenti anche di sostegno. Assolutamente sì, il problema è sempre legato ed è sempre rimasto quello e ancora oggi rimane sostanziale quello. E purtroppo è una gestione che sappiamo da livello centrale a tutto il resto che ci gira intorno è difficilissima proprio da dipanare e infatti io in questo dico sempre l'autonomia scolastica, ragazzi, sarebbe veramente la soluzione di un problema, cioè, se lei potesse gestire da sé i propri istituti credo con la capacità che si è avuto anche nel gestire questa situazione e di arrivare appunto in forma, diciamola così, per l'apertura, io credo che veramente se ci fosse la possibilità di avere un'autonomia scolastica e quindi la capacità di poter veramente chiamare e gestire le cose con la rapidità che ovviamente è necessaria per poter ottimizzare quanti i tempi. Quanti soldi sono arrivati da Roma per la scuola trevigiana? Per la scuola trevigiana ne era arrivata, adesso io vi direi un'eresia nel senso che non mi ricordo la cifra perfetta, ma ne avevamo parlato 2 settimane fa. So che era stata predisposta una prima tranche che copriva però neanche metà delle richieste. E quindi si aspettava e si attendeva che dopo ci fosse una seconda, diciamo, entrata per cercare proprio di dare le risposte sufficienti alle esigenze che sono state giustamente dimostrate, insomma, e inviate dai dirigenti scolastici. Allora, Assessore, guardiamo assieme il messaggio che il Presidente Luca Zai ha inviato questa mattina, vediamo, sì, è stato linkato, ha inviato questa mattina alle famiglie e ai ragazzi, poi, insomma, commentiamo un po' insieme ancora anche questo. Un saluto a tutti voi ragazzi, e non potevo non darvi questo saluto, questo messaggio per l'inizio delle scuole, quindi primo giorno di scuola. Io ricordo i miei primi giorni di scuola, l'emozione, ma anche l'attesa di vedere i compagni che avevo lasciato all'inizio dell'estate. Purtroppo per voi in questo anno scolastico rivedrete i compagni dopo mesi e mesi, anche perché le scuole sono chiuse da fine febbraio 2020. Sarà un giorno di scuola particolare perché è il giorno di scuola che verrà ricordato come la riapertura dopo il lockdown, ma sarà anche comunque una riapertura con la preoccupazione del coronavirus. Io so che voi siete stati eccezionali, l'ho detto in molte occasioni, i ragazzi, i giovani sono stati coloro che hanno rispettato di più le regole, che hanno saputo stare in casa, sono coloro che mi scrivono su Instagram, sui social per dirmi guarda lì c'è un assembramento, lì c'è qualcuno che non porta la mascherina. Cercate di continuare ad essere così, di fare in modo che le regole siano rispettate, sono poche, no? La mascherina quando vi muovete all'interno del plesso scolastico, non la dovete portare ai banchi quando siete seduti, l'igienizzazione ovviamente delle mani e poi il virus come è venuto se ne andrà. Sarà ovviamente un inizio di scuola differente, troverete le aule cambiate, troverete magari i banchi cambiati, i rapporti magari con i vostri insegnanti, con il personale scolastico sarà un po' più differente rispetto a prima. Però come dico sempre, dopo la pioggia viene il sereno, quindi guardate questo primo giorno di scuola come l'inizio di un nuovo percorso.
il virus se ne andrà, però c'è bisogno dell'aiuto di tutti e in particolar modo del vostro aiuto. Rispettate le regole e soprattutto perché siete bravi fatele rispettare anche gli altri. Buon inizio di scuola. Allora, si appella alla responsabilità dei ragazzi, no? Il presidente Zaia dice: non abbiamo la certezza di dirvi che andrà tutto bene, ma abbiamo fiducia in voi. Beh, certo, la sfera magica non sta nelle mani di nessuno se non di qualcuno che è lassù. E quindi effettivamente quest'anno è l'anno della responsabilità di tutti. L'abbiamo visto nell'estate con i centri estivi e quindi veramente stimolando le famiglie ad essere partecipi perché in prima persona ne avevano necessità, ma giustamente qui serve la cooperazione veramente di tutti, dalle famiglie ai ragazzi che ahimè sappiamo hanno tanto bisogno di tornare a stare assieme, l'abbiamo visto già nell'estate, però tutti ovviamente ci appelliamo a veramente al senso di responsabilità per poter proprio mantenere quegli spazi che ci siamo ripresi, perché tutti abbiamo sofferto tantissimo proprio il distanziamento e quindi visto che adesso abbiamo la possibilità ovviamente con tutte le precauzioni e quindi quelle normative che sono fastidiose perché sappiamo sono fastidiose, però è anche vero che insomma se questo ci permette di poter comunque vederci, stare insieme e quindi riprenderci i nostri spazi che sono quelli proprio delle relazioni sociali che sono fondamentali per l'uomo, visto che siamo esseri che hanno bisogno, è vero, anche del contatto. In questo periodo il contatto lo teniamo un po' a distanza, ma comunque abbiamo modo di parlarci, di guardarci negli occhi. Credo sia fondamentale veramente che ognuno di noi nel nostro piccolo si dia da fare in merito e quindi cerchiamo veramente di fare forza comune. Oggi le scuole sono partite, ho visto tanta attenzione di tutti i bambini, precisissimi, fila. Tutti in fila, i genitori fuori, senza fare confusione, devo dire che è andato tutto liscio. E dopo quindi parleremo però di quello che succede fuori da scuola, quando i genitori vanno a prendere i ragazzi, i mezzi pubblici e quant'altro, però insieme adesso ci colleghiamo subito con il nostro Christian Arbeut che è a Voe Euganeo, dove alle 16.30 è atteso, attesissimo, il capo dello Stato. Christian, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo in Piazza della Liberazione qui nel cuore di Voe con Simone Merlo che ringrazio. Ovviamente fervono i preparativi per quella che sarà una giornata storica, una giornata da ricordare non solo per la comunità di Voe. Qui il 21 di febbraio di quest'anno tutto è cambiato e tutto ebbe inizio con il primo caso di coronavirus in Veneto. Prego Simone di inquadrare quel locale, è la locanda Al Sole, è la locanda dove Adriano Trevisan, la prima vittima di Voe Euganeo, giocava a carte. Da lì tutto di fatto è iniziato. Quella sera la notizia riecheggiò in quel bar e poi a cerchi concentrici in tutta la comunità di Voe Euganeo. Sono passati sei mesi da quei momenti drammatici e oggi si riparte ufficialmente, lo si farà con il Presidente della Repubblica Mattarella che è atteso a Voe per le 16.20, atterrerà in elicottero in una zona qui vicina, ovviamente l'area è top secret, arriverà poi qui in auto alle scuole dove ci sarà la celebrazione ufficiale con ministri, con la Presidente del Senato Casellati che ieri sera ha confermato la presenza, ci saranno ovviamente poi i sindaci della zona, il sindaco di Voe che porterà ovviamente i suoi saluti e che nei prossimi collegamenti sarà anche nostro ospite. Una giornata particolare, una giornata che vede protagonisti i bambini di Voe, quei bambini che per primi di fatto hanno pagato sulla loro pelle gli effetti del lockdown, il fatto di stare lontani da scuola, di rimanere chiusi in casa, bambini di Voe che sono stati anche protagonisti di un cortometraggio alla mostra del cinema di Venezia. Dicevamo, una giornata davvero particolare, una giornata di ripartenza, quindi non solo di celebrazione fine a se stessa, questo è l'augurio ovviamente di tutti. Qui sono dispiegate le forze dell'ordine, Simone vi può mostrare i dispositivi della polizia, gli uomini dei carabinieri, ci sono diverse camionette, poi gli uomini ovviamente della Digos, le misure di sicurezza sono
sono massime, non solo sul fronte del Covid e dei distanziamenti. Come vedete qui in Piazza della Liberazione anche le stesse sedie sono ben distanziate fra di loro. Stanno arrivando anche, si stanno posizionando, questo lo possiamo dire, anche i cecchini scelti. Tutta Vo quindi sarà assolutamente blindata già da mezzogiorno. Chi entra e chi esce dal paese deve avere le dovute autorizzazioni. Quindi una giornata importante, alle 16.30 la celebrazione alle scuole, durerà fino alle 18.20, si concluderà con il messaggio del capo dello Stato che poi arriverà qui in piazza, probabilmente salirà su questo palco, ma come sapete il cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il cerimoniale del Quirinale è sempre top secret fino all'ultimo momento. Comunque Mattarella a quanto pare saluterà anche i residenti di Vo, porterà il suo tributo, il suo grazie anche a tutti i cittadini di Vo che si sono ovviamente contraddistinti nell'emergenza. Quindi Anna, una giornata che come Antenna 3 racconteremo passo dopo passo. Se non ci sono domande da studio io ti restituirei la linea. Questa, grazie, non ci sono domande per ora ma magari poi ci ricollegheremo, sapete che insomma c'è anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, non dovrebbe esserci il Ministro Azzolina che ieri ha fatto alcune dichiarazioni spiegando anche che insomma ci sono le linee guida del Governo ma poi tutto è interpretabile, ad esempio il tema quello delle mascherine, il Ministro ha detto chi vuole le può tenere in aula tutto il giorno, dove invece le linee guida dicono che bisogna entrare con la mascherina, stazionare in atrio con la mascherina, ma poi una volta seduti in aula, una volta garantita la distanza di un metro tra i compagni di classe e due metri dell'insegnante, la mascherina si toglie. Allora, è davvero tutto così ad interpretazione secondo lei? Lei ha questa sensazione addosso? Su alcune cose sì, è un po' come anche la misurazione della temperatura, noi adesso a Treviso, infatti anche l'ultima volta con i dirigenti ne abbiamo parlato, mi ha detto per essere tranquilli, il fatto di misurare almeno la temperatura quando entrano, ha detto per noi è già una garanzia, anche lì c'era l'opzione, sì, chi vuole lo può fare, chi non vuole. Io credo che insomma quando si parla di regole sia anche giusto mettere giustamente i puntini sulle i, cioè quindi una cosa o si fa o non si fa, e quindi questo è un segnale che non dà molta tranquillità ovviamente a chi poi deve operare, perché senza regole precise si fa anche fatica, però uno lo fa, l'altro no, e ovviamente poi si ha un effetto sulle persone esterne ovviamente che non è il massimo, insomma, perché comunque sappiamo che quando ci sono le differenze poi saltano fuori le critiche, quindi è difficile anche poi prendersi le responsabilità, per cui insomma una maggiore precisione sicuramente tutti quanti lavoreremo in più. Ecco, è quello che lei direbbe al Ministro Azzolina? Allora, beh, sicuramente sì, cioè il fatto di lasciare sempre la finestra aperta è un po', devo dire, una cosa che ritroviamo su moltissimi ambiti a livello proprio tipico dell'Italia, cioè c'è sempre la possibilità di... invece se c'è una norma e deve essere rispettata, bisogna fare in modo che debba essere rispettata, altrimenti sappiamo che dopo le scappatoie ovviamente lasciano adito ad interpretazioni e quindi la cosa insomma non è mai positiva, francamente. Allora, si diceva insieme prima, usiamo tutte le precauzioni all'interno degli edifici scolastici, poi però usciamo e prendiamo l'autobus che con una capienza dell'80% insomma non si può garantire che gli assembramenti non si verifichino, e soprattutto chi vigila poi dentro un autobus, chi vigila che gli studenti abbiano la mascherina, quindi ecco, questa è una questione che si è presentata anche a voi, lei che riflessioni ha fatto in merito? Allora sì, ovvio che anche da comune cittadina quando si parlava all'autobus a pieno regime ovviamente uno dice ma non è contemplabile una cosa del genere dopo a scuola. È anche vero che ci sono effettivamente delle situazioni che sono contingenti e non facilmente poi risolvibili nei tempi richiesti. Quindi il compromesso che si è trovato è un compromesso che insomma in qualche modo ci permette di sostenere, di avere ovviamente un servizio che è indispensabile e le famiglie lo sanno, e allo stesso tempo per quanto poco si cerca comunque ovviamente di contingentare anche quella che è la sicurezza. Ovvio che chi vigila nell'autobus, chi guida, poveretto, ha già il suo impegno a guidare, a fare entrare e uscire le persone.
persone, quindi non è facile la sorveglianza. Certo che, ripetiamo, siamo sempre nella responsabilità poi del singolo, cioè noi comunque il servizio lo offriamo, i ragazzi sanno che devono salire con la mascherina e non ci piove. Dopo probabilmente anche chi è seduto lì magari se vede, dice, fa. Però non possiamo in questa situazione, che è ancora comunque una situazione critica per quanto ci siamo dati da fare a trovare delle soluzioni ottimali, bisogna effettivamente che ci sia l'aiuto di tutti. E quindi, insomma, come sempre, cioè non può essere uno per tutti, ma dobbiamo essere tutti per uno a fare la nostra parte. Senta, dalla regione dicono che a breve potrebbero arrivare i test rapidi che saranno consegnati ai medici di base, potrebbe averli addirittura anche la scuola, questa sarebbe la svolta, perché allora il primo sintomo, test rapido, si evitano tutta una serie di quarantene. Assolutamente. Ecco, lei ha qualche notizia queste in più sono... di noi? Allora, no, io francamente ad oggi no, nel senso che noi ovviamente ci siamo mossi rispetto a quello che sapevamo fino a qualche giorno fa. Sappiamo che c'è questa possibilità e ci auguriamo arrivi anche quanto prima, perché sicuramente sarebbe una soluzione ottimale che agevola il lavoro di tutti. È anche vero che oggi siamo partiti e adesso vedremo come va. Insomma, se già si fa tutta una profilassi, comunque si seguono le indicazioni, io mi auguro, incrociamo tutti le dita, che per ora si possa procedere, insomma, a regime senza grandissimi disagi. Dopo è ovvio che salterà fuori il primo caso della temperatura elevata e da lì capiremo come dopo ci come si muove, però sì. Ripeto, abbiamo visto anche quest'estate, sembrava impossibile riprendere con le attività estive, abbiamo fatto 26 associazioni diverse, proposto centri estivi, è andato tutto liscio. Allora, quindi... nelle scuole c'è un referente Covid, sì. In questi giorni qualche esponente politico ha detto ma perché non riportiamo un medico all'interno di ogni scuola, come c'era una volta se non sbaglio, sarebbe un'opzione tanto... lontana dalla realtà, tanto costosa? Beh, sicuramente comunque costosa, presumo di sì, perché pensiamo a quante scuole abbiamo, insomma io credo che sicuramente l'onere non sarebbe irrilevante, ma al di là di quello io credo che comunque ho visto che anche con l'USL quest'estate è stato fatto veramente un lavoro macchinoso ma molto utile su tutti i fronti, cioè loro veramente hanno dato risposte con la disponibilità di fare corsi online, quindi abbiamo fatto preparazione appunto di formazione Covid. Ripeto, da chi faceva i centri estivi a chi farà le attività sportive, a chi addirittura farà, non so, il catechismo nelle parrocchie, quindi una formazione l'ho fatta anch'io, l'ho seguito anch'io il corso, è già a disposizione e credo che comunque sia indispensabile questa, ed è una procedura che in qualche modo in ogni caso ci garantisce di avere delle persone che bene o male sono preparate su quelle che sono le metodologie da seguire dal primo momento in cui succede, oppure anche solo nella gestione quotidiana. Certo. E quindi insomma io mi sento di dire che quindi tutto sommato dopo scuola se lei c'è... diceva che partiranno più avanti, dopo scuola parte dal 28, poi riprenderà anche il dopo scuola con tutte le varie attività, perché anche lì si è ragionato la bolla a scuola, i ragazzi che devono rimanere sempre con lo stesso insegnante, sempre gli stessi che si contaminano, in senso positivo, nel senso che stanno in gruppo, però è anche vero che poi i ragazzini quando tornano a casa devono anche poter avere delle possibilità alternative. Senta, lei quindi... sa che a noi arrivano tante segnalazioni, no? Allora una delle segnalazioni, alcune segnalazioni sono di genitori che dicono devo portare a scuola i pennarelli, tutte le scatole di pennarelli per i miei figli con nome e cognome perché devono usare solo quello, devo portare a scuola i pacchetti di salviettine igienizzanti e la carta igienica. Com'è possibile che succeda questo? Allora, da genitore di 3 figli la questione della carta igienica l'ho rilevata tante volte io anche a livelli alti, mi ricordo, perché dicevo si parla succede, di buona scuola succede. Eppure ancora a scuola abbiamo il problema anche della carta, cioè lo diciamo da quella per le fotocopie al resto. Qui torniamo un po' a quello che lei diceva, se io avessi l'autonomia, se ci fosse l'autonomia qui nella regioni, le regioni che sanno gestirsi avrebbero la capacità, le potenzialità assolute di poter mantenere, di avere all'interno delle nostre scuole tutti quelli che devono essere i sussidi necessari. Assolutamente su questo non c'è margine di dubbio. Siamo davvero risicati con i fondi nelle strutture scolastiche, sì, per dover chiedere la carta igienica alle famiglie? Siamo risicati nel senso che anche noi come comune sosteniamo le scuole, lo facciamo perché diamo dei fondi anche noi ogni anno,
Però effettivamente le risorse dei comuni sono ormai sempre più risicate, perché quello che si trattengono dal governo centrale ritorna poco niente rispetto a tutto quello che versiamo, e di conseguenza calano i servizi. Quindi il problema appunto di parlare di autonomia in questo senso è perché comunque fa bene avere intanto una macchina breve, veloce, a maglia corta, perché tu parli direttamente con una persona che ti può dare una risposta invece di dover passare attraverso 10 canali e quindi ad organi superiori. E poi comunque perché la gestione è molto più contingentata, è più controllata, e poi c'è sempre il discorso della responsabilità. Insomma, noi abbiamo sempre dimostrato che effettivamente qui si sa ben agire e ben utilizzare le risorse, e quindi io mi auguro veramente che questo sia un messaggio forte che passi, perché questa regione ha bisogno comunque di poter respirare sotto tanti profili, e la scuola è uno di questi, è un settore che secondo me è fondamentale. L'istruzione, se avessimo la nostra istruzione, potremmo già fare moltissimo anche dal punto di vista culturale. Cosa ne pensa delle regioni che hanno scelto di non aprire per non dover chiudere dopo una settimana? E qui stiamo parlando della questione dei seggi elettorali. Sono delle regioni in Italia che hanno detto non ha senso. Allora, sul discorso dei seggi elettorali concordo anch'io che effettivamente la scelta, la proposta che era stata fatta, insomma, di anticipare le elezioni o comunque averle fatte subito prima di iniziare, forse aveva più buon senso, perché effettivamente aprirle per poi dover rilasciare a casa i ragazzi, di nuovo prendere, smontare la scuola, nel senso che devi comunque risanificare tutto, hai tutta la gente che entra, non è che sia una soluzione, devo dire, proprio centrata. Però era davvero possibile così trovare altre soluzioni? Allora, le altre soluzioni per noi come città, io parlo di Treviso, abbiamo tentato, a parte i tempi che non c'erano, però sì, non sono realtà come piccoli comuni che magari hanno i 2-4 seggi, cioè noi veramente parliamo di numeri di decine di seggi, e quindi riuscire a trovare le alternative, cioè, era praticamente impossibile, anche se so, ripeto, anche da genitore, anch'io per anni ho sempre detto impossibile non riuscire a fare in modo che non vadano nelle scuole, però bisogna pensarlo probabilmente nel tempo, cioè bisogna partire già l'anno scorso pensando allora di trovare delle alternative, ma no il mese prima. Andiamo insieme a vedere un servizio che ha preparato proprio la redazione su questo, sui comuni che sono riusciti a trovare delle sedi alternative. Utilizzeremo dei laboratori che si sono situati in coda all'istituto e quindi avranno anche un'entrata e un'uscita autonoma, grazie anche ai lavori di completamento della scuola con le nuove aule che saranno in dotazione dal prossimo anno. Sono 4 laboratori che in quei giorni non saranno utilizzati, ma questo ci permette anche appunto di non interrompere le attività scolastiche. La soluzione era lì, a portata di mano. Ecco quindi che, dopo aver valutato palestra comunale, spazi della parrocchia, sindaco di monastero e dirigente scolastico, hanno comunque trovato il modo di non sospendere le lezioni a pochi giorni dall'avvio. Poi, quando è arrivata la notizia appunto delle elezioni il 20 e 21 settembre, quindi a scuola iniziata, abbiamo appunto cercato assolutamente di non interrompere i lavori scolastici che sarebbero stati ripresi da una settimana, e ci siamo guardati attorno, abbiamo cercato e valutato varie opzioni, e questa è sembrata la migliore. Trovandosi all'interno della scuola non ci sono state procedure particolari da attivare con la prefettura, cosa che ha riguardato invece 13 municipi della Marca, da Miane a Revine Lago a Follina, tutti autorizzati a spostare il seggio fuori dalla loro sede naturale e garantire così la continuità didattica. Quella didattica che riprenderà lunedì e che mai come quest'anno sta impegnando scuole e comuni che a loro volta si appellano alla responsabilità di tutti. Qui gioca davvero il gioco di squadra tra il singolo e il sistema. Gioco di squadra, e questo è quello un po' che deve essere. Tocchiamo il tema degli istituti. Qual è lo stato di salute delle scuole? In questo caso appunto di Treviso parliamo di elementari e medie, certo, come assessore alla scuola. Allora, diciamo che ad oggi, sotto il profilo per esempio della sicurezza, possiamo dire che siamo al 98 quasi per cento, cioè siamo penso veramente tra i migliori dal punto di vista sicurezza, perché abbiamo proprio chiuso quest'anno. Il prossimo anno con altre 2 scuole abbiamo veramente sistemato tutte le scuole dal punto di vista sicurezza, quindi questa è già una grandissima conquista. C'è da dire che abbiamo tantissimi anche noi edifici che sono edifici vetusti. Sono stati comunque adesso un po' tra il Covid e tra dei programmi che già avevamo iniziato ancora appena appunto insediati, con l'idea proprio pian piano di riprendere mano, perché c'erano edifici che veramente avevano bisogno impellente.
Ci sono ancora, ovviamente, delle criticità rimangono, però devo dire che insomma tra una cosa e l'altra in qualche modo noi stiamo veramente adesso operando proprio per cercare di renderli più appetibili, ma a parte la sicurezza anche proprio giustamente più decorosi per quello che è proprio l'edificio in sé. Il lavoro c'è e non c'è niente da fare, ce n'è e ce ne sarà ancora da fare. Il bello è sempre pensare e poter pensare comunque anche a edifici che a volte costano talmente tanto magari rimetterci mano, che forse bisognerebbe cominciare anche a pensare che effettivamente qualcuno potrebbe anche essere proprio rivisto della serie, anche abbattuto magari e ricostruito con ovviamente delle nuove anche necessità. Abbiamo un esempio in mente? E quindi, allora, non diciamo che abbiamo un esempio, però comunque ci stiamo pensando, o quantomeno si era fatto un pensiero. Non il COVID, il COVID ha sbancato tutto, perché abbiamo dovuto riprenderci, ritornare indietro su tutti i nostri passi perché tutti gli spazi tornavano. Però nelle considerazioni comunque di riorganizzazioni delle scuole è bello, e anche come amministrazione insomma ci piacerebbe pensare anche a progetti in grande. Senta, un'ultima battuta, lei ha detto ci siamo trovati bene con l'organizzazione degli spazi perché comunque abbiamo avuto meno iscrizioni e quindi non si è presentata la necessità di affittare spazi alternativi. Queste iscrizioni minori sono dovute a un calo demografico o c'è qualche famiglia che per paura del contagio del Covid magari ai bambini di prima elementare ha scelto o l'homeschooling o addirittura il non li mando il prossimo anno? Sì, no, allora ho sentito che c'è chi appunto, qualcuno giustamente ha scelto anche la via della parentale, di queste situazioni alternative alla scuola, ma sappiamo che con il Covid abbiamo due fazioni chiaramente distinte, no? E dopo c'è l'intermezzo, cioè chi sì, chi no, i negazionisti e chi insomma cerca bene o male di conviverci. La realtà è che, e non è certamente positiva, nel senso se quest'anno è risultata positiva perché abbiamo recuperato gli spazi e quindi siamo riusciti comunque a gestire questa situazione, ahimè io devo dire insomma che avendo anche le politiche giovanili ho contatti con il sociale che lavora con le famiglie e da mamma di tre figli devo dire che è un dispiacere sapere che comunque c'è un calo demografico ed è innegabile, e questo lo riscontriamo ormai da anni nelle scuole, per cui cala proprio il numero dei bambini. Adesso alle superiori ancora non c'è perché loro vedono ancora il picco, però tra qualche anno, 4-5 anni, anche lì si comincerà a vedere il calo. Tanto le leggo in diretta che cosa ha detto il ministro Boccia. Sono arrivate dalle diverse regioni notizie molto buone sulla tenuta del trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico di questa mattina. Oggi con la riapertura delle scuole c'è stato il primo vero test perché si sono messe in movimento milioni di persone. L'Italia si è rimessa in moto convivendo con il Covid anche con trasporti e scuola. Manteniamo alto il controllo. Ma insomma, prima giornata concordo. È andata bene. Concordo, perché io questa non mattina l'ho verificato. No, questa mattina l'ho verificato io in prima persona perché ho fatto il passaggio su due scuole e ho visto appunto la procedura proprio arrivare anche il pulmino scolastico, è andato proprio tutto liscio, devo dire. Però non tutti finivano all'una, oggi alcuni licei avevano campanella che sono Lì sappiamo che lì gli orari sono molto a seconda proprio dell'istituto. Però diciamo che per quanto riguarda i pulmini scolastici, quindi la parte che poi ho in carico io, che è più limitata, siamo tranquilli, ma eravamo già tranquilli quest'estate perché avevamo appunto messo in atto piano A, piano B e quindi lì non dovremmo avere problemi. Però la settimana scorsa avevo proprio parlato con Mom, avevo comunque voluto capire un attimo com'erano, tanto perché giustamente anche per informazione insomma era giusto sapere, e anche loro l'unico problema rilevavano era proprio il problema dall'esterno, cioè il fatto di dover avere mezzi in più e quindi il famoso discorso che aspettavano i fondi per poter avere la garanzia di sostenere anche con un trasporto di privati quella che è la necessità, perché effettivamente il problema è sempre stato di Mom con le superiori. Lì. Però devo dire che ad oggi ho avuto subito i feedback anch'io, perché la prima roba alle 8:30 avevo mandato anche i miei dirigenti, datemi subito. Noi abbiamo due truppe in bicicletta da questa mattina che girano grandi per le scuole per vedere com'è la situazione. Grandi. Quindi insomma poi questa sera vedrete assolutamente in onda tutte le immagini. Assolutamente, però io direi che insomma il primo giorno è andato bene, è al di là direi anche delle aspettative. È andata bene, insomma, allora questa è una notizia positiva. Grazie a Silvia. Grazie a voi e grazie a tutti quanti, veramente gli operatori della scuola, perché hanno un bel sono carico, quelli che hanno lavorato. Ma soprattutto grazie ai ragazzi che ritornano sui banchi di scuola, e vi raccomando, siate veramente prudenti, come è giusto che sia per tutti. Grazie, buon Silvia. Anno scolastico a tutti. Grazie, arrivederci, assessore. Grazie a voi per l'invito. Allora noi andiamo in pubblicità, poi apriamo un po' la pagina della cronaca perché ci sono delle notizie importanti di cui vi dobbiamo dare conto di questa giornata, e poi parleremo anche di colline dell'UNESCO e torneremo ovviamente nuovamente a parlare di scuola. Tra poco.
Eccoci, ben ritrovati, 13 e 18, sempre in diretta, siamo partiti alle 12 con un grande focus sulla scuola. Oggi è una giornata importante, prima campanella per 5 milioni di ragazzi, non tutti sono tornati in aula, non tutto sta andando bene, anche se il ministro Boccia ha fatto sapere attraverso una nota all'ANSA che il primo stress test del trasporto pubblico scolastico pare sia andato bene. Insomma, però ve lo racconteremo nel corso del nostro notiziario questa sera, vedrete le immagini e cercheremo davvero di capire se tutto ha funzionato. Ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin, che con Nicoletta Rizzetto si trova a Vo Euganeo, seconda troupe sul territorio per l'arrivo di Mattarella. Valentina, buongiorno. Eccoci. Sì, buongiorno Anna, quello che vedete alle mie spalle è l'altro palco, perché prima con Christian Arbeit avete visto quello che è stato allestito in Piazza della Liberazione a Vo per il secondo momento della visita del presidente Mattarella, quando appunto Mattarella incontrerà la gente. Questo invece, che sta inquadrando Nicoletta Rizzetto, è il palco principale allestito all'interno del plesso scolastico Gianni Rodari e Guido Negri, e qui da questo palco Mattarella terrà il suo discorso davanti a 120 alunni che sono stati selezionati nei giorni scorsi per partecipare alla cerimonia. C'è grande attesa, ci sono tanti preparativi, è in corso la sanificazione dell'ambiente, quindi adesso verranno sanificati i seggiolini, il palco e tutte le attrezzature, quindi sono gli ultimi dettagli di rifinitura di questo grande evento. C'è grande attesa qui a Vo proprio per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrebbe arrivare in auto verso le 4:30, e appunto i ragazzi, anche il sindaco, hanno preparato molti discorsi, disegni e anche qualche spettacolo per accogliere il Presidente della Repubblica, che inaugura dal paese, simbolo della pandemia, che ha registrato la prima vittima di Covid in Europa, ha deciso proprio di essere qui per inaugurare l'anno scolastico. I ragazzi, che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, hanno già iniziato la scuola proprio per prepararsi a questo evento. I primi a tornare in aula sono stati i bambini della scuola dell'infanzia e poi giovedì anche quelli delle elementari e delle medie, che quindi hanno già iniziato quello che è il percorso di questo anno scolastico davvero particolare. Ancora appunto con le immagini per mostrarvi il palco adornato con il tricolore, così come i tricolori sono stati posizionati in tutte le vie principali di Vo per accogliere Sergio Mattarella. Imponenti le misure di sicurezza con polizia, carabinieri e polizia municipale, ci sono anche insomma i cecchini che monitorano la situazione per garantire il massimo della sicurezza dal punto di vista appunto dei controlli, ma anche sicurezza sanitaria, perché gli ingressi sono ridotti, poche persone saranno ammesse qui all'interno della scuola per ascoltare e per mostrare, come faremo poi noi questo pomeriggio, il discorso del presidente Mattarella. Grazie alla nostra Valentina Visentina, sul posto con Nicoletta Rizzetto. Come avete visto, abbiamo due troupe, la diretta partirà oggi pomeriggio alle 16 con tanti contributi, con degli ospiti in studio, e ovviamente potremo sentire il discorso del Capo dello Stato, che ha scelto proprio Vo Euganeo per testimoniare questo nuovo inizio, no? Questo inizio per tanti ragazzi, ma anche per tante famiglie e per l'istituzione scuola in senso lato. Allora, noi chiudiamo per un attimo la pagina dedicata a questa scuola, a questa ripartenza, perché abbiamo una serie di notizie da darvi, notizie di cronaca, e dopo parleremo di colline dell'UNESCO. Allora, la prima notizia ci racconta di un mortale oggi in autostrada, perché un bresciano di 50 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Giovanni Lupatoto, siamo in provincia di Verona, il mortale lungo la Transpolesana. Secondo quanto si è preso, l'uomo alla guida di un auto articolato è stato colpito da un infarto, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un pilone. Il camionista era già privo di vita quando è stato estratto dalla cabina del mezzo dei vigili del fuoco di Verona, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. La cronaca poi ci porta a Padova, c'è stata un'aggressione in pieno centro, un'attentata rapina, un sessantenne ha preso a bottigliate durante un tentativo di rapina ed ora è caccia all'uomo. Vediamo.
Ancora un'aggressione in pieno centro a Padova. Un uomo di 60 anni è stato ferito domenica sera da un individuo che lo ha colpito con una bottigliata alla testa durante un tentativo di rapina. La violenza è avvenuta nella centralissima via San Fermo. Pare che il malvivente volesse portargli via il borsello, ma la vittima ha reagito e l'aggressore gli si è così avventato contro con una bottiglia, colpendolo al capo. Il 60enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale. Il bandito invece si è dileguato ed ora le forze dell'ordine stanno dando la caccia. Indaga la polizia. Allora, dal centro di Padova via San Fermo a Campo San Piero, la cronaca ci porta lì con un'altra pesante notizia da raccontare. Doveva essere una domenica di fine estate, spensierata, l'ultima al mare prima del ritorno a scuola, invece si è trasformata in tragedia. Sara Ruffato, 17enne di Campo San Piero, è morta in un incidente stradale a San Donà di Piave, all'altezza del Ponte dei Granatieri di Sardegna. La ragazza, che frequentava il liceo Newton Pertini, è deceduta sul colpo, nello schianto. Alla guida della macchina c'era un amico rimasto ferito. Erano diretti a Caorle, dove li aspettavano i genitori di Sara. La Fiat Punto, con a bordo due ragazzi, si è schiantata frontalmente con un camioncino che trainava un carrello con altre vetture caricate. Alla guida c'erano alcune persone di nazionalità rumena. Si sta verificando quante e chi fossero. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto, e i soccorsi del SUEM, ma per Sara Ruffato non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che la bisarca che trasportava le auto abbia sbandato, invadendo la corsia opposta e centrando l'auto su cui viaggiavano i due ragazzi. Eccoci, allora, vi presento i nostri ospiti. Abbiamo Mario Colletto, sindaco di Follina. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. E accanto a me c'è Giovanni Carraro, giornalista, reporter, scrittore. Insomma, lei ha un curriculum di tutto rispetto. Buongiorno. Parliamo di colline UNESCO, sostanzialmente parliamo di un patrimonio. Voi sapete che le colline del Prosecco sono diventate patrimonio UNESCO, l'ottavo sito del Veneto, il 55esimo sito in Italia, un patrimonio da preservare e da mantenere, perché una candidatura viene data ma poi appunto viene anche mantenuta. E allora partiamo da lei, sindaco. Lei polemicamente ha inviato anche alla nostra redazione delle immagini, le immagini della Spocizia di Follina, che adesso chiedo alla regia di mandare in onda, perché lei dice: noi avete fatto un progetto meraviglioso, di cui poi parleremo anche con Giovanni Carraro, legato agli itinerari del territorio per la salvaguardia ma anche la promozione turistica del paesaggio. Stiamo lavorando per mantenere pulito il nostro territorio, e poi puntualmente ogni lunedì mattina le immagini che vediamo sono queste, ovvero quelle di persone che danneggiano il territorio. Sì, questo fa arrabbiare. Buongiorno. Molto probabilmente non siamo ancora pronti per affrontare un viaggio nel mondo UNESCO come si dovrebbe. E a me fa male vedere che il nostro territorio è ridotto in queste condizioni, soprattutto dai giovani. Io non riesco a capire se questi giovani sono tutti orfani o se per caso hanno dei genitori a casa. Cioè, non è possibile che ogni benedetta sera, alla mattina successiva, il parco si trovi in queste condizioni. Ma sarei contento se, dopo aver visto questa diretta oppure dopo aver visto le immagini, ci fosse almeno un genitore che chiede al proprio figlio: ieri sera eri al parco? E state tranquilli che so già la risposta. O è no, ero con degli amici in un altro posto, oppure sì, ma non sono stato io. Però quelle immagini che avete visto di domenica mattina si ripetono puntualmente tutte le mattine. Allora io non parlo di coscienza ecologica, ma dico una coscienza civica. Questi giovani riescono ad averla? Il mondo che li attende è loro più che del sottoscritto e di Giovanni. Ma se sono abituati così, guardate queste immagini. È mai possibile che i cestini siano vuoti e i rifiuti siano gettati tutti a terra? Ma sti genitori riusciranno a darci una mano per far capire che devono costruirselo loro il mondo del futuro? Non pretendere che glielo insegniamo noi. Molto probabilmente forse mancherà anche qualcosa da parte delle famiglie di questi giovani. Allora, queste immagini stridono soprattutto perché
Poco più di 48 ore fa in municipio a Follina è stato presentato un grande progetto. Era presente anche la presidente dell'Associazione per il Patrimonio Colline del Prosecco, quindi UNESCO, ed è stato presentato questo grandissimo lavoro fatto insieme alla casa editrice Tabacco di mappatura dei sentieri, quindi creazione di veri e propri itinerari turistici, in accordo, quindi questo è soltanto un primo passo, che poi dovrà, questo è l'obiettivo, riguardare anche altri comuni del territorio per fare rete, perché il patrimonio delle colline UNESCO rimanga, insomma, venga vissuto, sia conosciuto, ma anche si attivi una grande macchina operativa per poterlo mantenere tale. Sì, guardi, quelle immagini che avete visto e che vi ho mandato si ripetono puntualmente anche lungo gli itinerari che il nostro buon Giovanni ha messo in questa famosa cartina dei sentieri. Lungo la via Fiadora, che è uno degli itinerari più accessibili anche a chi non è abituato a scarpinare in montagna, ieri mattina sono andato, era la stessa cosa del parco di Follina. Pulito venerdì, domenica mattina era nelle stesse condizioni di venerdì pomeriggio. Allora dico, ma è mai possibile che si arrivi a tanto? Come facciamo noi a garantire ai turisti che arriveranno di vedere un sito UNESCO che si chiami proprio sito UNESCO? Se ci presentiamo così... Che è patrimonio dell'umanità. Dell'umanità. No? Vorrei dire che quando ci è stata consegnata l'attestazione di uno dei borghi più belli d'Italia, mi sono premunito di dire, guardate che questa attestazione non viene data al sindaco, non viene data ai muri del municipio, viene data a voi concittadini. Dovete voi che dovete contribuire a tenere bello il nostro paese per farlo conoscere. Anche al limite tenere in ordine il proprio giardino. Ma oltre a non tenere in ordine il proprio giardino, se poi le aree pubbliche subiscono queste cose, sono delle cose inaccettabili. Allora, Giovanni Carraro, da cittadino, da amante del territorio, lei insieme ad una grande squadra, associazioni e anche volontari, avete creato questo grande progetto ed lei è in tandem con l'UNESCO, perché l'obiettivo è quello di creare un turismo nuovo, accessibile e sicuro sul territorio. Sì. Beh, l'idea che è nata col comune di Follina segue quella di un altro comune, che è quella di Farra di Soligo. Sono idee molto intelligenti, perché sono, diciamo, l'esempio di una coesione tra le persone, tra appassionati come me, tra volontari, che quelli devono essere sempre citati e ringraziati, perché senza i volontari, e ne serve una squadra veramente massiccia in vista della grande mappatura finale di cui poi parleremo, dell'UNESCO, diciamo, questo è un esempio proprio calzante. Aver lavorato con un gruppo di lavoro così, così energico, così coeso, è ovvio che dà un esempio a tutta la comunità. Però sentire il sindaco così preoccupato mi preoccupa anche a me, perché diciamo, questi sono sentieri di bassa quota, la Fiadora è un dislivello praticamente nullo. Diciamo che se andiamo in quota forse fanno anche un po' più fatica, quindi ci aspettiamo un po' più di pulizia, però non è raro trovare anche nei sentieri di quota, adesso va di moda la mascherina buttata per terra, cioè, insomma, tirala su, portatela a casa, cioè ci sono delle cose assurde. Forse dobbiamo dare tutti l'esempio, non solo i genitori ma anche lo stesso camminatore, perché se facciamo vedere che prendiamo sul mozzicone di sigaretta o prendiamo sulla cartaccia, probabilmente quelli dietro di noi lo prendono come esempio. Dobbiamo essere pronti ad affrontare tutto questo per quella ondata di turisti che arriverà dall'Europa intera, dal mondo intero, perché non siamo più in un ambito locale, quando eravamo abituati ad andare a passeggiare in montagna con gli amici. Arriveranno turisti molto esigenti, turisti che vogliono la pulizia, e quindi oggi è il tema dell'incontro di questo talk show. Arriveranno clienti esigenti nella tecnologia, quindi GPS, app, web. Arriveranno clienti che vogliono anche una bella mappatura. Quanto è stato fatto a Follina è, dicevo prima, intelligente. Perché? Perché è stata presa una banca dati generale che è già stata fatta negli ultimi anni. Io poi ho partecipato insieme all'editore Tabacco
nella stesura della nuova edizione 068 della cartina che abbraccia da Segusino fino al Cansiglio Ovest, diciamo, che è appunto le Prealpi Trevigiane, e questo è diciamo la base su cui lavorare non solo per questi due comuni che hanno fatto un lavoro egregio, poi lo aveva già fatto anche Cisone di Valmarino, ma mi auguro che arriveranno anche gli altri comuni. Ad esempio stiamo intavolando le trattative con Segusino, che probabilmente farà la stessa cosa, altri mi auguro che arriveranno, per creare quindi una coesione, una condivisione dei dati che ci sono già, sia cartografici che tecnici. Io do a disposizione per esempio tutta la serie di tracce GPS, che sono la cosa che va di moda adesso. Sì, che fa parte del turismo, perché poi c'è anche un turismo di trekking, ma anche moltissimo di mountain bike, no? Sì, ecco, quello è un altro settore che non ho curato, perché io amo andare a piedi finché le gambe mi sostengono. E poi c'è, esatto, la mountain bike, che adesso va di moda la e-bike, ed è, diciamo, Follina è già pronta per tutta questa tipologia di clientela che arriverà. Quindi la città si sta, il comune si sta preparando, ovviamente adesso bisogna mettere in rete tutte queste informazioni per creare appunto questo grande patrimonio delle colline dell'UNESCO e mapparlo tutto quanto. Lei diceva, cioè Follina non è solo prosecco, c'è spiritualità, c'è il grande artigianato, poi tutta la lavorazione della lana, la grande storia. Quindi l'obiettivo è riuscire a rendere attrattive le colline dell'UNESCO non solo perché si beve bene, ma anche perché c'è dietro un patrimonio incredibile. Sì, davvero c'è dietro, soprattutto per Follino, un patrimonio culturale, artistico, spirituale, che è quello che Follina è sempre stata da tutti gli anni in cui è stata fondata. Mi fa piacere che in queste cartine sono stati inseriti dei percorsi cittadini proprio per far vedere le nostre peculiarità artistiche, ma soprattutto anche nel rispetto delle tradizioni. Dicevo prima a Giovanni, la cosa che mi fa tanto piacere è che su questi itinerari turistici sia stato inserito l'itinerario delle croci. Lui non lo sa perché non era da Follina, ma io da buon chierichetto, visto che ho una certa età ormai, mi alzavo con mia mamma alle 5:30 di mattina per fare quelle che si chiamavano le rogazioni. Le rogazioni passavano, era una processione che partiva da Valmarino, percorreva la via delle croci, quella della croce di Valmarino, quella della croce di Follina, per poi terminare con una messa solenne in abbazia. E pensate che lungo il tragitto, oltre a tutte le altre litanie, c'erano queste: a fulgore tempestate, libera nos domine. Attualmente penso che la grandine sia uno dei più grandi flagelli a cui va incontro il nostro tempo moderno. E poi c'era anche a peste e fame bello, libera nos domine. In questo periodo di pandemia, io l'ho anche suggerito al mio parroco, perché non cominciamo a fare queste rogazioni che in fin dei conti una volta qualcuno ci aiutava. Per cui dico, nelle tradizioni sono stati inseriti anche questi percorsi. Io ringrazio Giovanni, il percorso del Roncavazzai con la leggenda del ritrovamento della statua della Madonna di Follina, oppure attraverso il percorso cittadino per vedere quello che è rimasto dei 10 laboratori della lana, le vie della lana, il laboratorio della Paoletti. Pensate che alla fine del 1800 su 10 laboratori a Follina erano impiegati 1800 operai, ed è per questo che a Follina è nata la prima società di mutuo soccorso della provincia di Treviso, 1874. E pertanto riscoprire quello che Follina è sempre stato è facilissimo, cioè non occorre neanche tanta immaginazione da parte del sindaco per riportare Follina a quello che è sempre stata. Mi permetto di intervenire, ed è solo Follina questo, con tutta la sua storia secolare, millenaria dell'abbazia, addirittura il pellegrinaggio tra l'Alpago
e Follina, alla sorgente di Santa Scolastica. Il gemellaggio a Pentecoste, no? Adesso sì, partirà certamente. Anche le riprese per un documentario che farò insieme a delle persone della Valla Pisina, della Vallata di Ravine, eccetera, e faremo proprio rievocare questa. E continua ancora i giorni d'oggi. Certo. C'è chi non parte proprio più dall'Elpago, ma un po' più avanti, perché arriva ancora a piedi per questa tradizione per che da sempre è esistita. Quanta cultura, quanta storia c'è nel nostro territorio, solo a Follina, moltiplichiamolo per 29 comuni del territorio UNESCO, viene fuori la rete sentieristica, sì, ma poi porteremo anche a vedere la cultura, quindi le chiese, i musei, la storia della Grande Guerra e tantissimi altri argomenti. E noi adesso ci dobbiamo preparare ad accogliere questo nuovo turismo, sì. No? Perché come ad esempio capitò per Matera, divenne capitale della cultura, ma non era così pronta per accogliere questo flusso di turisti, quindi serve una preparazione a monte. Sì, serve una preparazione soprattutto anche mentale, cioè dobbiamo intanto sotterrare le asce di guerra tra comune e comune, quindi i campanilismi devono essere assolutamente cancellati, anche se insomma derivano da una cultura nostra contadina e soprattutto del nord Italia questo, ma dobbiamo essere pronti appunto per collaborare. La cosa più sbagliata che si possa fare adesso è andare per la propria strada. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme, i 29 comuni devono per forza di cose lavorare tra di loro, perché se UNESCO adesso dà l'incarico, come è stato, di realizzare una mappatura globale del territorio delle colline UNESCO, e me l'hanno dato a me questo incarico, quindi mi hanno dato un'altra possibilità di camminare, speriamo che queste gambe tengano. Dobbiamo appunto dare questo prodotto per il turista che arriverà, che è esigentissimo. Tra l'altro in un momento come questo, post-Covid, nemmeno troppo post, questo tipo di turismo, questo turismo lento, forse è il turismo che davvero può essere il più attrattivo, perché ci si può perdere in mezzo alla natura senza avere il problema mascherine, distanziamenti, assembramenti, quindi è molto probabile che i turisti sceglieranno questo. Tipi di percorsi, sì, certo, in mezzo alla natura, certo. Quindi anche dal punto di vista di strutture ricettive bisogna farsi trovare pronti. E non sarà facile. Perché? Perché bisogna avere anche una cultura alle spalle. Vorremmo imparare magari dal Trentino o dall'Austria come tenere pulito il nostro territorio, come saper accogliere i visitatori che vedranno, senza dare magari delle facili illusioni a chi pensa già che la stalletta, la casera o cose del genere saranno trasformate tutti in B&B, eccetera, eccetera. Bisogna farlo con molta accuratezza e bisogna pensare che ci verremmo considerati non più da un turismo locale, ma da un turismo mondiale, per cui non possiamo perdere questa occasione e sbagliare delle cose in corso d'opera. Per cui sarà il grande compito del comitato appena eletto UNESCO centrare questi obiettivi e centrarli bene. Quindi la direzione dell'UNESCO è questa? Sì, è quella, e c'è anche l'altro argomento, che è quello del digital, quindi dovremo offrire le tracce GPS scaricabili dal web o dalle app, dovremmo dare la possibilità di vedere anche sul telefonino le immagini di quel che si andrà a fare camminando, dare dei cenni culturali, ad esempio legando tutto quel che è il cammino a dei racconti, certo, sulla cultura, sulla storia che del nostro territorio. Quindi dovrà essere visto in maniera globale, è un lavoraccio, ma insomma noi veneti siamo pronti sempre a tirarci sulle maniche, no? Quindi ce la faremo. Dietro questo grande lavoro sarà necessario, come di fatto già avevate anticipato, la presenza di tanti volontari. In questo caso vorrei tornare al tema dei giovani, che devono essere responsabilizzati, oggi è il loro giorno, quindi torno a parlare dei giovani, perché voi vi siete anche occupati di manutenzione dei sentieri, cioè parliamo veramente di persone che vadano nei sentieri a tagliare le siepi, renderli percorribili, tenerli puliti. Ma proprio, quindi... proprio di questo, per questo sono stati tagliati numerosi sentieri nell'ambito solo della Follina, perché mantenerli tutti in ordine è un dispendio di energie, esatto, non indifferenti. Siamo riusciti a farli con le associazioni che hanno dato la loro disponibilità, e adesso manderemo questi volontari a fare i corsi che servono per la motosega, il decespugliatore, eccetera, eccetera. Perché? Perché le cose devono essere trovate in ordine, altrimenti non ha senso. Ma in questo, come in tutti i comuni, le associazioni sono una parte
attiva della comunità. Io penso che qualsiasi amministrazione senza le associazioni sarebbe un'amministrazione zoppa. Sì, non potrà arrivarci da nessuna parte. L'ho detto prima, questo è un argomento proprio che forse va messo per primo, certo, perché senza questi volontari non si va da nessuna parte. Dicevo anche venerdì all'incontro che abbiamo avuto che basta un anno di disattenzione, i rovi si impadroniscono del sentiero e non si passa più. Quindi serve il ronzio dei decespugliatori, io quando lo sento mi illumino. E poi tra l'altro è un motivo di festa, perché in vari comuni si organizza la giornata della polizia dei sentieri, che finisce sempre in festa, lo spiedo, la banchettata, insomma. Quindi la grigliata. È la grigliata, è un momento di coesione e di festa. Allora, è un punto di partenza, io ci tenevo ad avere voi qui perché appunto per raccontare che cosa, qual è il lavoro dietro le quinte, perché il patrimonio dell'UNESCO di fatto, insomma, dopo aver avuto questa nomina, rimanga tale. Che cosa si sta facendo e come vi state muovendo, insomma, come primo cittadino di un comune e lei come, insomma, capocordata, bravissimo, che calza proprio capocordata bene in montagna, di una serie di comuni per riuscire a valorizzare il territorio. Allora io vi chiedo di restare ancora come 5 minuti, vi do due notizie e dopo faremo partire un dibattito elettorale. Sentite questa notizia battuta dall'ANSA adesso, ovvero che un diamante di 6 carati è stato smarrito da un imprenditore orafo nei padiglioni della Fiera di Vicenza ed è stato ritrovato e restituito al proprietario da una giovane guardia giurata, Alessandra Biondo, 23 anni veneziana, fa parte in questi giorni della rete della security, ha trovato il diamante e ha detto era mio dovere restituirlo al suo legittimo proprietario. Insomma, queste sono notizie. Bellissima. Allora, andiamo in pubblicità. Eccoci ben ritrovati, 13:49, siamo partiti alle 12. Allora, un'ultima battuta con i nostri ospiti per parlare di turismo accessibile e sostenibile. Allora, Mario Colletto, sindaco di Follina, grande progetto, il messaggio da rivolgere a tutti i sindaci che fanno parte del grande panorama del patrimonio UNESCO. Beh, ai colleghi sindaci non occorre fare tanti messaggi, li invito solo a collaborare tutti insieme, perché abbiamo la fortuna di essere entrati in questo patrimonio dell'UNESCO. Dobbiamo mettere in evidenza le nostre cose più belle di ognuno del comune e poi, come dico sempre, non dobbiamo essere gelosi di quello che fa il sindaco del comune vicino, ma dobbiamo essere orgogliosi di quello che fa, perché non lo fa solo rivolto al proprio territorio, ma tutti ne avranno poi dei benefici, per cui tutti insieme riusciremo a raggiungere quei livelli che siamo chiamati a raggiungere. Questa candidatura, con quello che si è riusciti ad ottenere all'inizio di un grande viaggio, dove ci porta questo viaggio? Sì, un viaggio che mi porterà attraverso le colline del Prosecco, UNESCO, con l'obiettivo che sarà quello di metà del prossimo anno, forse appena dopo l'estate, quando verrà presentato il progetto. Sono circa 50 itinerari, con una mappatura su base tabacco. Dovremmo realizzare una nuova cartina, perché la parte ovest è stata più o meno identificata. Dovremmo fare un lavoro completamente nuovo da zero per la mappatura della parte est, diciamo idealmente da Vittorio Veneto verticalmente in giù, e quindi c'è un bel lavoro da fare e speriamo, insomma, di rincontrarci con questo grande progetto, questa grande mappatura di 50 itinerari. Grazie ai nostri ospiti, Giovanni Carraro, giornalista, scrittore e reporter, il nostro primo cittadino di Follina, Mario Colletto. Grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora, vi chiedo di restare ancora qui seduti. Io intanto vi dico, prima di tutto, che a Castelfranco Veneto si è ribaltato un camion, tori e mucche in strada. Vediamo se riusciamo a far vedere questa fotografia in onda. Ci sono le mucche che stanno vagando lungo la strada, eccole qua. Non dovrebbero esserci stati feriti, altrimenti me lo avrebbero segnalato, ma insomma attualmente questo è quello che sta accadendo a Castelfranco. Poi vi faccio vedere il report, i nuovi casi di contagio, il bollettino emesso dall'azienda Zero. Ci sono 32 nuovi positivi al Covid-19 in tutto il Veneto, attenzione, nelle ultime 12 ore, 5 nel Padovano,
0 nel Trevigiano, ancora 0 a Vo, 6 nel Veneziano, 13 nel Veronese, la provincia con il maggior numero di casi, 3 nel Vicentino, 0 a Belluno e 1 a Rovigo, 32 nuovi contagi. Insomma, è un numero nemmeno troppo alto rispetto a quello, a quelli che siamo abituati a conoscere e vedere in, in questi giorni. Vi faccio vedere una intervista, un contributo che è stato realizzato con la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, la dottoressa Carmela Palumbo, che ha segnalato il fatto che ci siano delle famiglie che hanno scelto in questo nuovo anno scolastico di tenere a casa i figli e quindi di scegliere proprio la famosa istruzione parentale per paura di dover fare un periodo di quarantena, dunque perdere il lavoro. Insomma, ci sono tante questioni sul piatto per questo nuovo anno scolastico. Io ringrazio e saluto i nostri ospiti e a voi il servizio. Segnalazione del cosiddetto opzione per l'homeschooling, cioè l'educazione parentale, per dirla all'italiana. Cosa significa? Che per tutta la scuola dell'obbligo i genitori possono farsi carico loro dell'istruzione dei propri figli e ovviamente debbono però dimostrare, ai fini questo dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di averne le capacità tecniche e i mezzi. Sono arrivate richieste di istruzione parentale, la notizia è giunta al MIUR, si tratta di alcuni casi, ma l'Ufficio Scolastico Regionale non esclude che possano da qui a lunedì essercene degli altri. Genitori che per la paura del contagio, per non rischiare di essere messi in quarantena, decidono di assolvere l'obbligo formativo certificando di avere la capacità tecnica ed economica per sostituirsi alla scuola. La paura, e io so che in molti è anche questa, se per caso mio figlio deve fare la quarantena perché c'è a scuola un caso, devo fare la quarantena anch'io famiglia? In questo caso la comunicazione viene fatta direttamente alla scuola, da qui l'impossibilità di definire ad oggi il numero esatto di richieste. Al termine dell'anno l'alunno, che si appoggia comunque alla scuola di riferimento, dovrà fare un esame di idoneità. I casi segnalati sono tutti bambini frequentanti le scuole primarie. La regione intanto sta procedendo con l'assegnazione delle supplenze, 13.000 in tutto il Veneto, invitando anche in questo caso gli insegnanti a fare il tampone. Andranno ad aggiungersi ai 58.558 già eseguiti. Intanto, con decreto del ministro dell'istruzione Azzolina, sono stati assegnati dei fondi agli istituti superiori di Montechia di Crosara, Arzignano, Tiene e Soave, strutture danneggiate dal maltempo che ha colpito il Vicentino e il Veronese. Facendo avere a questi comuni e alla provincia di Vicenza, in questo caso, per la scuola superiore Arzignano, dei fondi ad hoc per il ripristino degli edifici, perché in alcuni casi sono stati proprio scoperchiati i tetti. In queste scuole, in alcuni casi, si inizierà infatti non il 14, ma dopo la tornata elettorale. E era la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Carmela Palumbo. Abbiamo già il nostro Cristian Arboit nuovamente collegato da Vo Euganeo, mi dice di essere con un ospite. Cristian, buongiorno. Eccoci. Sì, Anna, buongiorno di nuovo a te e ai tuoi telespettatori. Mi trovo qui sempre in Piazza della Liberazione con uno dei tanti volontari di protezione civile che oggi stanno portando il loro contributo, che stanno quindi costruendo questa giornata storica per Vo. Siamo qui con Luciano Veronese, che è responsabile della protezione civile di Lozzo a Testino, perché comunque tutta la protezione civile, tutti i comuni, anche dei dintorni, si sono mobilitati per questa giornata, per questo evento. Veronese, con quale stato d'animo e anche con quali strumenti? Ma allora, il stato d'animo è buono, gli strumenti, siamo in 26, 28 volontari e abbiamo diviso in tutte le varie entrate del comune di Vo. Con un aiuto, anzi noi siamo di supporto perché non possiamo fare il discorso delle strade, in supporto ai vigili, alle forze dei carabinieri. E sono state tutte chiuse le strade nei dintorni di Vo Euganeo, perciò non c'è più nessun accesso dalle ore 2 di oggi pomeriggio.
Voi in questi giorni vi siete occupati soprattutto della scuola, quindi dell'organizzazione dell'evento a scuola e del rientro in sicurezza a scuola. Abbiamo fatto da giovedì e venerdì, abbiamo fatto l'apertura delle scuole di Vo, ok? E abbiamo fatto la temperatura ai ragazzi a campione, ok? Sia dei genitori che dei bambini, sia dalle medie, dall'infanzia. Questa mattina abbiamo fatto sempre la temperatura all'Ozzo Testino. E poi siamo qua di supporto adesso alle forze dell'ordine per le strade, per la chiusura delle strade. Volontari di protezione civile che sono sempre in prima linea, lo siete stati nei giorni duri del lockdown e lo siete anche oggi. Sì, sì. Allora, con il lockdown soprattutto sono stati impegnati solo i volontari di Vo perché non si poteva entrare altre persone o altri volontari di protezione civile. Noi siamo stati impegnati attorno a Vo, c'era stato chiusura, abbiamo fatto i punti luce in pratica, davamo supporto alle forze dell'ordine come il Torre Faro o il supporto di qualsiasi altra cosa che poteva servire. Ecco, vedete anche alle spalle di Veronese, ringrazio Nicoletta Rizzetto, ci sono gli uomini della protezione civile di Vo, di Lozzo a Testino e di tutti i comuni qui della zona e di Robolon, mi dice Veronese, che si stanno confrontando proprio per definire gli ultimi dettagli, magari proviamo a parlare con qualcuno anche di loro. Siamo in diretta su Antenna 3, cosa state decidendo? Quali sono i dettagli che state? Stiamo decidendo intanto le postazioni, dove posizionarci per una maggiore sicurezza, e abbiamo dislocato i vari uomini della protezione civile perché il servizio, diciamo, sia perfetto, che nessuno ostacoli quelle che sono le consegne e tutto ciò che ne può derivare. E da dove arriva? Io arrivo dalla protezione civile di Robolon, non sono veneto, sono di Salerno, vengo dal mare. Viene dal mare, però insomma è vicino al territorio. Che io ho fatto 43 anni di aeronautica e mi sono tolto una divisa e me ne sono messo un'altra addosso. Io mi sento dentro, innato, il fatto di poter essere di aiuto e portare aiuto agli altri. Quindi oggi è un coronamento con il Presidente della Repubblica? Sì, oggi è una roba eccezionale, oggi è bellissimo, oggi cadono tutte le stanchezze fisiche, oggi siamo tutti rianimati per la presenza di questo personaggio, di questo primo cittadino d'Italia. Oggi quindi c'è tutto il piacere anche di essere volontari? Beh, non sempre, perché noi volontari purtroppo, 15 giorni fa eravamo a Verona per la tromba d'aria. Abbiamo fatto il Vai a Belluno, la tempesta, abbiamo recuperato qualcuno nel canale, qualcuno morto, qualcuno vivo, e inoltre anche nel nostro questa settimana qui c'è stato un nubifragio che ha battuto alberi, abbiamo lavorato giorno e notte senza sosta, però comunque alla fine siamo orgogliosi di poter fare questo lavoro, di essere in aiuto alla popolazione, perché è molto importante, specialmente in questo momento particolare della nostra esistenza, di questo Covid maledetto. Speriamo che passi, dai. Grazie. Anna, se hai ancora qualche istante, forse riesco a raggiungere il signor Prearo. Signor Prearo, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3 e lei con suo figlio Thomas ha fatto un regalo alla cittadinanza di Vo. Cittadinanza di Vo, abbiamo fatto un regalo. Abbiamo una mostra in corso a Vo Vecchio, nella Villa Contarini, e un percorso che ha fatto Thomas durante la chiusura, siamo stati tutti quanti a casa, e ha formato 15 opere, di cui la 15ª è stata regalata alla cittadinanza di Vo, che si trova attualmente sopra in sala consiliare, se volete andare a visitare, e nell'occasione il sindaco l'ha invitato a questa cerimonia con la presenza del presidente. Tra l'altro Thomas lo abbiamo intervistato poco fa, forse nel corso della diretta vedrete anche la sua testimonianza, è un ragazzo davvero speciale. Esplosivo, è un ragazzo esplosivo che dà il tutto per queste cause sulla disabilità che noi portiamo avanti con dei progetti ad hoc per sensibilizzare le persone, che anche questi artisti che sono speciali
in qualsiasi maniera di arte, hanno qualcosa da dire alla popolazione. Arte e disabilità, un binomio comunque. Un binomio essenziale. Ecco Anna, come vedi, questa è una giornata di tanti valori, quindi la solidarietà, la disabilità, il mondo della scuola, il mondo del volontariato, la protezione civile, quindi gli ingredienti per una giornata storica qui a Vo ci sono davvero tutti. Ti restituisco la linea se non hai domande. Grazie Cristian Arbeit, avremo modo ovviamente di collegarci nel corso di questo lungo pomeriggio. Vi ricordo che dalle 16 siamo nuovamente in diretta con Ferdinando Avarino, i suoi ospiti e i vari collegamenti che ci saranno per seguire completamente, interamente in diretta l'arrivo del capo dello Stato. Io presento invece i nostri prossimi ospiti, Simone Scarabel, Movimento 5 Stelle, candidato per il Consiglio regionale del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. In collegamento Skype abbiamo invece Massimiliano Barison, eletto con Forza Italia. Anche lui in corsa, diciamo, per il Consiglio regionale del Veneto, e invece Simonetta Rubinato in corsa per la presidenza della Regione del Veneto. Eccola qua Simonetta Rubinato, la vediamo collegata via Skype. Buongiorno Simonetta, buongiorno. Allora, parto subito perché l'assessore alla scuola del Comune di Treviso ha detto una cosa oggi durante questa diretta e ha detto sì, le cose stanno andando bene, è stato un buon primo giorno di scuola, ma se avessimo avuto l'autonomia sarebbe andata meglio. Parto da Simonetta Rubinato perché ci deve lasciare prima di tutti, quindi partirei proprio da lei che tra l'altro ha fatto della parola autonomia il cavallo di battaglia di questa sua candidatura. Simonetta, è vero? Che tipo di autonomia si può realizzare in concreto per la scuola? Si potrebbe. Deve accedere sul microfono, lo ha spento lei. Lei ha spento il microfono. Lei ha spento il microfono, allora. Ok, eccola. Sì, mi scusi. Allora, innanzitutto una precisazione. In realtà anch'io sono candidato consigliere, perché per come è fatta la nostra legge elettorale del Veneto, che avrebbe bisogno di una sana correzione, può trarre in inganno gli elettori. Dal terzo arrivato candidato presidente, diciamo così, il voto al candidato presidente non vale, anche se gli elettori pensano di averlo segnato. In realtà bisogna guadagnarsi la preferenza e quindi il voto, anche la sottoscritta, è valido soltanto se viene indicata la preferenza col nome. Invece molti cittadini, succederà sicuramente, già successo per altri, non dico solo per me, che penseranno di mettere una croce, una X sul nome, su una lista, di avermi così già automaticamente votata. Invece non è così, per cui mi scusi ma ne ho approfittato. No, ha fatto benissimo invece a fare, perché lo trucco della legge che porta in inganno gli elettori, secondo me, quindi va migliorato e cambiato nel prossimo consiglio regionale. Ci ho detto la scuola e l'autonomia. Allora, c'è dal 97, quando fu fatta la riforma Berlinguer, esiste quella che si chiama l'autonomia scolastica, e cioè il fatto che la stessa scuola è un'istituzione pubblica, una comunità che ha degli organi di governo, che ha dei responsabili, dirigenti scolastici, il corpo docente, tutti gli altri operatori, le famiglie e gli studenti, ed è una realtà che gode per legge di una sua autonomia, l'autonomia scolastica. Purtroppo è ancora oggi, dopo tanti anni, ancora una scuola a guida molto ministeriale, molto centralistica, molto burocratica, perché la stessa autonomia scolastica delle scuole non è stata ancora del tutto realizzata. Ci si era un po' provato con la buona scuola a dare anche più poteri e responsabilità ai dirigenti scolastici, ma anche la riforma della buona scuola è stata un po', come dire, una riforma alla fine un po' monca da questo punto di vista, anche se qualche passo in avanti è stato fatto. Allora, io vedo l'autonomia differenziata che può chiedere la Regione Veneto in materia di istruzione come uno strumento per potenziare al massimo tutte le opportunità della stessa autonomia scolastica. Quindi non vedo che per me non è l'autonomia, non è che il Ministero dell'Istruzione si sposta da Roma e viene a insediarsi a Venezia. No, io vedo piuttosto una regione che può mettere in atto politiche insieme con gli attori sociali, economici del territorio e con il mondo della scuola, può mettere in atto un grande e ambizioso piano
di miglioramento della qualità dell'offerta formativa, può mettere in atto delle nuove modalità anche di assunzione, di copertura dei posti in organico con risorse più adeguate di quelle che oggi lo Stato ritorna al Veneto per la scuola, perché secondo la banca dati dei conti pubblici territoriali lo Stato, la regione in cui investe di meno pro capite per studente, cioè, è il Veneto, e infatti anche quest'anno si comincia in affanno. Certo, c'è il problema Covid, ma ogni anno in Veneto l'inizio dell'anno scolastico è stato un dramma, perché abbiamo pochi dirigenti scolastici, pochi docenti di sostegno, poco personale ATA, poco docenti, e anche molti, mi viene detto, in questo periodo, dopo aver accettato il ruolo, hanno rinunciato e si spostano su altri territori, in altre scuole. Quindi la scuola veneta è una scuola in sofferenza, a partire soprattutto dopo la riforma Gelmini, e l'autonomia del Veneto aiuterebbe ad affrontare e risolvere questi problemi. Chiudo dicendo che sarebbe un bel laboratorio di innovazione la scuola in Veneto, se dotata di maggiore autonomia e con una regione che si mette a fare da regista di una nuova interlocuzione più forte tra mondo della scuola, mondo del lavoro, mondo delle imprese, mondo dell'università e della ricerca. Perché non dimentichiamocelo, i modelli regionali sanitari, ma anche i modelli scolastici regionali, possono essere dei modelli innovativi. Penso che l'alternanza scuola-lavoro è nata, comunque è stata presa come idea, dalla scuola di Bolzano, dove la provincia autonoma ha competenza primaria in materia di scuola, così pure in provincia di Trento. Ecco, perché il Veneto non può sperimentare forme nuove di formazione dei docenti, di sperimentazione di anche, come posso dire, nuove modalità didattiche. Qui davvero abbiamo un sacco di risorse, la società ha un sacco di risorse da mettere in gioco, e il corpo docente, il personale, il resto del personale della scuola, il personale ATA, i dirigenti scolastici, che io ringrazio, perché se oggi la scuola è ripartita, molto è merito del lavoro straordinario che stanno cercando di fare insieme con le famiglie, perché i ragazzi possono avere questo luogo preziosissimo per la loro formazione. Ecco, io ringrazio tutti, e so che da sempre, e chiudo, proprio perché sono sottodotati in termini di organici, fanno, come dico sempre io, le nozze con i fichi secchi, perché i nostri ragazzi nei test Invalsi e PISA hanno sempre delle ottime performance. Vuol dire che, nonostante la penuria di risorse e il poco investimento sul nostro personale scolastico, che meriterebbe ben altro trattamento, tuttavia si fa molto in questa regione, e questo dimostra che la scuola del Veneto si merita una maggiore autonomia. Simone Scarabella, che tipo di autonomia immaginate per la scuola del Veneto, se la immaginate? Innanzitutto approfitto per augurare a tutti i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, un anno scolastico che sicuramente sarà, diciamo, più complicato, ma dalle prime interviste, dalle facce che ho visto anche venendo qua all'uscita di scuola, ho visto dei gran sorrisi, e veramente i ragazzi non vedono l'ora di rivedersi. Non si può dire di riabbracciarsi, perché non si può fisicamente stare così vicini, però anche stare all'interno di una stessa classe, incrociare gli sguardi, sicuramente lo aspettavano da molti molti mesi. Alla fine, tutto sommato, l'inizio della scuola oggi sembra sia andato tutto bene. Logico, ci sono dei passaggi in più da fare, il discorso della temperatura, le mascherine, tutte cose che comunque, secondo me, con l'andare dei giorni saranno automatiche, e dipenderà soprattutto anche dalle famiglie a casa riuscire a far capire ai nostri ragazzi l'importanza di mantenere certe regole. Perché? Perché? Perché non vogliamo arrivare di nuovo ad essere costretti a fare la didattica a distanza. Loro non lo vogliono per primi, ragazzi, quindi sono convinto che questo spauracchio li possa veramente mettere in condizione di mantenere seriamente le regole.
Sulla... Che critica si sente di muovere a questa ripartenza così per come è stata gestita, anche se ovviamente voi siete al governo, quindi le chiedo... Insomma, la critica è che ci sono state un sacco di polemiche inutili, cioè sembrava che oggi dovesse veramente le scuole dovessero esplodere, che dovessero succedere veramente dei disastri a partire dal trasporto, cioè, anche il trasporto dalle notizie che ho io finora tutto sommato ha retto, e, anzi sembrava, diciamo, quello che ho sentito, sì, un po' più di affluenza rispetto a qualche giorno fa, però non si sono registrate appunto casi di autobus che esplodevano, di gente, e assemblamenti, diciamo, pericolosi. Quindi secondo me le polemiche non hanno di certo favorito un inizio di classe sereno. Dobbiamo essere seriamente preoccupati, ma non dobbiamo aver paura, diciamo, di andare a scuola, ecco. Perché quando scadiamo nella paura poi si innescano dei meccanismi mentali che non fanno bene, insomma. Io vi faccio vedere il sondaggio che lanciamo per la giornata di oggi, il cui risultato verrà trasmesso questa sera nel corso della puntata di Ring con Ferdinando Marino, perché appunto il tema è questo: Covid e paura. Riparte la scuola, temete un aumento dei contagi? Sapete che ci sono due numeri di telefono da comporre, uno per il sì e uno per il no, lo 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no. La risposta, appunto, l'esito del sondaggio daremo stasera a partire dalle 21:15. Se sentite occupato non vi preoccupate, perché il vostro voto è stato registrato. Abbiamo anche in collegamento Massimiliano Barison per la lista Veneta Autonomie, che è in appoggio della candidatura di Luca Zaia. Io so che però Simonetta Rubinato ci deve lasciare. Ci conferma che ci deve lasciare, Rubinato? Sì, purtroppo devo lasciare, vi ringrazio. Grazie a lei. Avete dato. Posso solo fare un'ultima battuta sulla scuola? Sì, prego. Anche alle tante scuole dell'infanzia paritarie che stanno aprendo, anche loro apriranno per i nostri ragazzi, anche loro vanno pensate dentro a una nuova modalità di gestione dell'autonomia, perché le famiglie devono avere parità di accesso e di trattamento per i loro bambini. Grazie, grazie Simonetta Rubinato, buona giornata. Allora, Massimiliano Barison, buongiorno, grazie per essersi collegato. Rivolgo a lei la stessa questione, lo stesso quesito rivolto ai nostri ospiti, cioè che tipo di autonomia sarebbe immaginabile e concretamente realizzabile per far funzionare meglio la scuola del Veneto? Ma intanto buongiorno a tutti, anch'io rinnovo veramente un accorato augurio di buon inizio d'anno scolastico a tutti i ragazzi che oggi sono partiti dopo 7 mesi di chiusura delle scuole, e i quali chiaramente si sono trovati di fronte a una situazione, diciamo, completamente nuova dopo tanto tempo. Anch'io ho i miei figli che oggi mi hanno raccontato un po' come è andato il primo giorno di scuola. Ma bisogna dire che intanto, soprattutto per quanto riguarda le scuole dell'obbligo, c'è stato veramente un grande lavoro da parte dei sindaci e da parte dei presidi nel fare in modo che le scuole fossero pronte per accogliere gli studenti in un momento particolare di emergenza coronavirus. E diciamo che ci sono riusciti, e quindi la prima cosa che mi sento di dire è veramente grazie ai sindaci, grazie ai presidi, grazie al corpo docenti che ce l'ha messa tutta. Tuttavia chiaramente ci sono delle problematiche che possono essere risolte soltanto se si interviene con una reale autonomia scolastica, e il primo punto sicuramente è quello dei docenti. Come tutti gli anni, anche quest'anno i ragazzi sono andati a scuola e non tutti hanno avuto gli insegnanti che dovevano avere per tutte le materie. A me è stato segnalato un disagio che è quello degli insegnanti di sostegno. Guardate, ci sono ragazzi che hanno evidenti e chiari problemi, i quali non hanno gli insegnanti di sostegno che coprono tutti gli orari scolastici, e quindi questo sicuramente è un problema. Non possiamo più permetterci il fatto che i nostri figli vadano a scuola e non abbiano gli insegnanti a disposizione. Autonomia significherebbe invece dare la possibilità alla nostra regione di
far fronte al corpo insegnanti e al personale ATA senza avere questo problema. Oppure l'altra questione è che poi questa di solito si verifica in corso d'anno, è dovuta al fatto che abbiamo docenti che vincono il concorso in Veneto, però risiedono in altre regioni e poi in corso d'anno decidono di spostarsi. Insomma, i soliti problemi che derivano dal fatto che un centralismo nella gestione della funzione scolastica non funziona, e quindi autonomia noi la pretendiamo come lista veneta autonoma per poter dare una risposta ai nostri ragazzi in modo da avere una formazione che sia fin dal primo giorno di scuola una formazione adeguata. Poi chiaramente c'è poi tutta l'altra partita che è legata alle scuole dell'infanzia. Non smetterò mai di sottolineare come il Veneto di fatto abbia la maggior parte delle scuole per l'infanzia che sono paritarie e quindi non gestite dallo Stato ma gestite dal privato. Allora qui dobbiamo metterci d'accordo, noi non possiamo più avere come Regione Veneto dei costi per sostenere le scuole paritarie che non esistono in altre regioni, dovuti al fatto che lo Stato paga e interviene per sostenere le scuole statali, mentre dà soltanto delle briciole per aiutare le scuole paritarie. E quindi questo è un altro grande problema. Certo. Bisogna anche qua ricordare che le scuole paritarie purtroppo sono state, diciamo, tenute in scarsa considerazione. Io mi auguro che anche in questo caso la buona volontà di chi le gestisce riesca a superare tutta una serie di difficoltà che purtroppo ci sono quest'anno come anche negli anni passati. Barizon ci attende collegato anche con lei, Scarabella, torniamo tra pochissimo, ultima pubblicità e poi di nuovo a parlare di scuola e autonomia. Eccoci ben ritrovati, ancora alcuni minuti per stare assieme, un'ultima ora legata alla morte dell'avvocato ed ex sindaco di Venezia Antonio Casellati. È mancato questa mattina, aveva 92 anni, fu noto per essere stato il primo assessore comunale con delega all'ecologia, ma anche per essere stato a capo dell'amministrazione che diede l'avallo al discusso concerto dei Pink Floyd in bacino di San Marco il 15 luglio del 1989. Aveva 92 anni. Allora, torniamo un attimo da Massimiliano Barizon per fare l'ultimo giro veloce. Ha visto che Boccia ha detto il testo per l'autonomia è pronto, lo presentiamo, lo portiamo in Parlamento a metà ottobre. Massimiliano Barizon, siamo da lei. No, allora giro direttamente la domanda a Simone Scarabella nell'attesa che Barizon corregga il suo collegamento. Di autonomia tantissimi partiti parlano in queste elezioni, tantissimi sono i simboli. Che autonomia verrà presentata a metà ottobre e quanto si avvicina a quella che avete in mente voi? Ma sicuramente a metà ottobre ci sarà questa legge quadro che, se non fosse stato per il Covid, doveva essere presentata molto prima. Insomma, purtroppo ci si è messo anche questa emergenza a rallentare questo processo che secondo me è inevitabile, perché sono assolutamente convinto che l'autonomia è la riforma di cui ha bisogno tutta l'Italia, non solo il Veneto, la Lombardia o l'Emilia Romagna, perché ogni regione deve avere l'autonomia che si merita, l'autonomia che può gestire, per quello deve essere differenziata a seconda delle potenzialità, delle capacità di quella regione. Ma una cosa deve essere assolutamente chiara: il Veneto e la Lombardia nell'Emilia Romagna non vogliono portare via nulla al resto d'Italia, si tratta solamente se oggi viene speso 100 nella Regione Veneto, gestiamo 100 qui in Regione e dimostriamo di saperli spendere meglio. Se ci avanzano dei soldi, probabilmente ce ne avanzeranno, daremo dei servizi in più ai nostri cittadini. Però quello che finora, diciamo, ha occupato i dibattiti, diciamo, anche locali, è la questione del numero delle materie. Non è quella la vera questione, è quale autonomia ha in mente il nostro governatore per la Regione Veneto il giorno che l'avrà. La mia idea di autonomia è di rafforzare enormemente le comunità locali, cioè dobbiamo dare
ai comuni in primis, se si associano, se si mettono insieme, perché se rimaniamo piccoli e belli non riusciremo a superare questa crisi qua, mettendo insieme servizi associati, dare più servizi e più qualità alla vita dei nostri cittadini e quindi trasferire, diciamo, queste competenze in più direttamente a livello, diciamo, dei comuni, che è quello più vicino ai nostri cittadini, perché se trasferiamo il centralismo da Roma a Venezia non avremo fatto assolutamente una riforma di cui i nostri cittadini hanno bisogno. Allora, abbiamo Barison, non so se... No, allora non ce l'abbiamo più. Allora, intanto vi dico che questa sera a Ring ci saranno in studio Giacomo Possamai, Partito Democratico, Maurizio Conte, Forza Italia, Elena La Rocca per il Movimento 5 Stelle, collegata via Skype, e dalle 21.45 si aggiungeranno Enrico Rinuncini, Veneto che vogliamo, e Stefano Busolin. Facciamo vedere nuovamente il sondaggio, eccolo qui, riparte la scuola, temete un aumento dei contagi, è un po' il tema del momento, oggi è il primo giorno di scuola per tanti, tantissimi alunni, 0422 1626 691 per il sì, 0422 1626 690 per il no. Non riusciamo a collegarci con Massimiliano Barison, no, mi dicono di no, riprenderemo nei prossimi giorni questo collegamento. Allora, è tornato, no, perché si è tornato, chiedo a lui, come ho chiesto a Simone Scarabelli, l'ultima battuta sull'autonomia e sul... Eccoci Barison, velocissimamente, sì, sì. Eccoci, ha visto che Boccia ha detto... Abbiamo il testo, l'autonomia si farà, presentato in Parlamento, lo presenteremo in Parlamento a metà ottobre. Sì, sì, beh, è da ormai un anno che si dice che il testo va in Parlamento, e mi auguro che sia la volta buona, perché veramente siamo tutti stufi di aspettare che il Parlamento si pronunci. Io credo che sia fondamentale sapere chi sta davvero con l'autonomia e chi invece sta mentendo, perché... dopo 1058 giorni che aspettiamo l'autonomia siamo davvero, davvero stufi. Io credo che ci arriveremo, mi auguro che il ministro Boccia ciò che ha detto adesso lo farà veramente. Quindi c'è fiducia, insomma? C'è fiducia, fino a questo momento abbiamo assistito solo a tante promesse, però comunque non possiamo assolutamente perdere la fiducia di vedere un atto concreto che viene approvato dal Parlamento, per cui lo scopriremo a breve. Grazie Massimiliano Barison, lista Veneta Autonomia, ci spiace, dobbiamo purtroppo chiudere, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie anche a Simone Scarabelle, Movimento 5 Stelle. Grazie a voi. Arrivederci. A voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia in questa lunga carrellata. Vi ricordo che siamo nuovamente in diretta, in edizione straordinaria, a partire dalle ore 16 per seguire con molti ospiti in studio l'arrivo del capo dello Stato qui nel Veneto, a voi Euganeo. Arrivederci.